Oh sì, Virus. Ciao Bananaro, come va? Bello? Da quanto tempo? Sì! Ciao, Virus, bentornato. Come butta, broschio? Io mi faccio una Kinder Cards nel frattempo. Eh sì, mi faccio proprio una Kinder Cards. Ah, intanto senti, senti, senti com'è l'unpackaging della... Che stai a fare, principe? Hai preso FC24? Madonna, quanti soldi ci hai buttato sopra? Madonna, non dirmelo. Anzi, non dirmelo proprio. Non voglio saperlo. Non voglio proprio saperlo. Penso tanti. Troppi. E ti dirò. E ti dirò che forse me lo scarico anche io. Me lo compro anch'io. Non lo so. Come nulla. Ora tu spieghi, per favore. Perché io... necessito di una spiegazione al riguardo, messere. Fammi capire, bastardo. Ah, e qui elimino il messaggio. Cazzo me ne fotte. Forza. No, no, Jake. No, Jake, non va bene. Non va bene questa cosa. Aspetta. Dopo ne parliamo. Ma Madonna, se segna la doppietta. Beh, però, aspetta. Se la segna, ma Gagliardini fa tipo altri due gol. Tu ben sai che... forse non la pareggio, forse la vinco direttamente. Non lo so, non lo so. Bastardo. Sei venuto qua apposta per sfottere, stronzo. Suca. Come va, Jack? Ma da quanto tempo? Cos'è quella bottiglia? Pinotto. Raga, ma andiamo in live, ma che me ne fotta a me? E via! Raga, la mia postazione, il mio tavolo della cucina, qui dove succedono le magie. Oh no, guardate, aspettatemi, guardate il cable management, oh my god, il mio cable management. Voi non sapete una cosa, e ve la dico subito ragazzi, praticamente io, quando si tratta, dove cazzo devo guardare, non, guardo qua, quando si tratta di, attacco sta postazione, oh. Mi rompo il cazzo a smontarla ogni volta. Veramente mi rompo il cazzo. Due schermi, cam, queste, accessori, robe, PC con tutti i fili dietro, che è un casino. Poi qui, la telecamera là, la papera là. Lì poi ci sta pure la tabella, questa. Dove scrivo tipo i sub, le persone che fanno big donazioni durante le live. Ok, io non smonto tutto ogni volta. E con Sambuchessa si è raggiunto sto accordo. Ma cosa faccio? Quindi dove mangerei? Dove mangio? Mangio qui. Perché ho fatto vedere che qui ci dormo, no? Questo si apre e diventa il lettino. Ok, l'ho messa in cuccia, le ho creato una cuccia. Quindi io apro quel tavolo là e mangio. L'accordo con Sambuchessa è che io qua sto robo lo levo almeno una volta a settimana. Cioè, quando vengono ospiti sempre, o devo levare, se abbiamo ospiti, non esiste che tengo sto cazzo qua. Però, quando non vengono, una volta a settimana lo levo. Perché una volta a settimana, cioè, mi può sta pure bene. Avete capito perché avevi il portatile? Perché quello prima fu, lo levavi, avevi fatto. Invece, questo è abbastanza un bordello. È abbastanza difficile tenerlo. Oh bro, ciao Scorpio, come cazzo butta, principi? Hai visto che sono tornato? Te l'avevo detto che tornavo? No, non te l'avevo detto. Aspettati, questo ed altro. Oggi, cosa facciamo? Facciamo questo. E faccio vedere. È venuta un'idea. Questo, Cricetino Simulator.
Signoresse, vaffanculo, non mi chiamare più signoresse, bastardo. No, no, stronzo, non va bene. Non li vedo i miei contro te io, non li vedo. Ebbene sì, ragazzi, siamo arrivati qua, nel chest opening più grande d'Italia. E Neri-basso03 partecipa al chest opening da 3 mesi. Ma si è mangiata la P? Ma si è mangiata la P il bot? Ire, pazza. Pazza, pazza Irene, sei pazzissima. Grazie mille Irene. Grazie mille per la sub. Madonna. Madonna. Dopo Marvel Snap non lo so quanti mesi sono. Sono 3 mesi che siamo best friend. Che bella notizia. Dado. Criceto simulatore. Non lo so, sai, Scorpion, se dopo facciamo un po' di snap, io dopo vorrei fare un po' di ufufufufu, che sarebbe sta cosa. Mi hanno detto che esiste, esistono tipo dei sondaggi, dei siti di sondaggi, e li vorrei fare insieme a voi, scegliamo insieme il tipo di... Sì, si è buggato, ok, ufufufufufu, eccolo, questo. Ti potremmo fare dei sondaggi hot, oppure altri tipi di sondaggi, che cazzo ne so... Mi saprete dire voi, il miglior album di sempre, World Cup, Balance Game, Music Game, cioè ne scegliamo il tipo di sondaggio che... No, il sondaggio, madonna mia, poppe, possiamo fare le classifiche. Sono arrivato a infinito con un deck OP. Voglio fartelo vedere. Non lo so, adesso penso di no. Adesso ci facciamo un po' di criceto simulatore perché io bramo questa cosa. Voglio assolutamente fare questa cosa. Ragazzi, mi vedete bene? Sì, mi vedete bene? Io vi dico una cosa. Vi ho anche pinnato un messaggio. Il messaggio parla di questo. Aspettate. Ma come si leva? Ma perché si leva? Parla di questo? Tipo questo, ragazzi. Non so se mi sentite. Io spero che mi sentiate con la voce giusta. Con 50... con 50 bit, con 50 bit potete in basso nei box che stanno nei box informazioni sotto la live cambiare la mia voce per una quarantina di secondi. Ma io non so quante voci ci siano, ma penso poco perché non ci abbiamo, no? Avete capito? Non c'è il pro di questo programma, di stare questo programma qua, voice mod. Ditemi se mi sentite bene però. Niente, non mi leggi i messaggi, che brutta persona. Come stai? Te l'ho detto. Ah no, forse non te l'ho detto, l'ho pensato. Sto bene, sto benino. Sono contento che sono tornato. Ora siamo insieme fino al 2 ottobre. Il 3 e il 4 scendo. Però fino al 2 ottobre vuol dire che siamo almeno 5 giorni insieme. 5 giorni di live, vediamo come passarli. Io aspetto voi. Vorrei giocare insieme a voi, vorrei fare cose con voi. Se voi mi dite, io faccio e seguo. Ora, voce giusta, no? Mi sentite bene con la voce? Io eseguo. Anzi, grazie per l'interesse, Ire. E tu come stai? Sei stanca? Tornata a casa da poco, a quanto pare. E vediamo questo giochino. Creiamo una casa. Come la chiamiamo la casa del nostro cricetino? Io la chiamerei... Non lo so. Casa. Ponte. No, diamo un nome a questa casa, dai. Dove vogliamo abitare? Una merda. Nella merda. Ma perché stai male, Ire? Che cosa c'è? Che è successo? Ciao. Vorrei farti salutare da Olivia, ma lei... Lei pure sta una merda, lo sai che c'ha il ciclo, patata. Primi giorni di ciclo sta proprio malissimo, è abbattuta, è distrutta. Non si muove. Se non la tiro io dal lettino per andarla a fare, tipo, andare a fare un po' di giri per fuori... Dai, col cazzo, poverina. No, non lo so, perché poi secondo me, allora, a voi donne comunque vi viene, umane, vi viene con una certa, come si dice, frequenza il ciclo, ogni 28-30 giorni, più o meno, e qui e ci state male, chi più chi meno. Ai cani, e quindi anche a Olivia, che sembra un maiale ma è un cane, viene una volta ogni 6 mesi il ciclo, e vi lascio immaginare che succede, è come se tipo tutto fosse concentrato. Addirittura alcuni cani, sapete che fanno? C'hanno pure una specie di... si chiama tipo, è una sindrome che prendono, è tipo la sindrome del... cioè si sentono come se durante il periodo di ciclo già avessero i cuccioli,
della è una gravidanza isterica quella che c'hanno. Credono che c'hanno i cuccioli, quindi iniziano a ingrossare le mammelle. Ad alcune per questo fatto gli viene pure tipo qualche tumore. Però insomma, stanno male questo periodo. Pensate che lei perderà tipo sangue per, non so, all'incirca 15-16 giorni. È poverina, voglio dire. Io so che voi, donne, un po' di meno. Lei è bastarda. Minchia, tu hai punti in bocca. Allora, questa cosa mo me la spieghi. Che è successo, Ire? Povera, mi spiace. Mi spiace tanto, Ire. Sei andato dal dentista? Hai avuto un'emergenza? Cos'è successo? Creiamo sta casa. Creiamo una casa del Criceto. Come la vogliamo chiamare? Tipo Napoli. Il Criceto è napoletano, evidente, palese, la palessiano. Opzioni cos'è? Tutorial? Certo, lo voglio fare. Autopause quando ridotto al minimo? No. Voci, video, vabbè, queste cose le lascio stare. Vabbè, ma forse... Madonna mia, dobbiamo giocare con le shader... Che cazzo è Hamster Playground? Cricetino Simulator! Madonna mia, tu non sai niente! Non sai niente! Te faccio vedere! Principe Marzatico, buonasera! Mi sono levato un dente, quale? Parli di... Molari? Ma sto gioco non si sente? Aspettate, raga. Come faccio? Devo andare in OBS. Un secondo solo, vi do l'audio del gioco. O forse no. No, forse sì, l'audio del gioco dovete averlo per un'esperienza... wow! Comunque, ciao. Ciao. Che piacere vederti qui, patatino. Lo sai che con soli 50 bit puoi farmi diventare la voce così? Ad esempio, potresti farmela diventare così come Cricetino, oppure come questo, penso, come narratore. Allora, penso che questa voce, non so, chi me la sente, fammi una sentire. Mi fa proprio strano. Che sto benissimo, sta cosa benissimo. Oppure potremmo fare una voce di nuovo così. Questa dovrebbe essere tipo la voce cambia. Madonna mia, che cosa strana, ne sentirla pure nell'orecchio. No. Vabbè, comunque si è capito. Con 50 bit in basso dovete trovare tipo una specie di specchietto e lì si dice: ma cambia la voce così, cambia la voce così. Sai che le sub regalate sono in sconto? Godo! E regalate ste sub, bastardi! Regalate le ste sub! Raga, mi è venuta un'idea. Giochiamo al Cricetino mentre mi regalate la sub, dai. Facciamo così, se siamo una testa. Godo, così arrivo anche a 50, mi rado le ascelle in live. Con Homey. Il rasoio dei gay. Dove sta Homey? This! Raga, guardate che professionalità. Ragazzi, io mi farei... Guardate. A metà è un dildo, dall'altra metà rade. Cioè, vi rendete conto? Guardate che cosa bella. Cioè, raga. Ma di che stiamo parlando? Mettiamolo a fuoco. Oh, mei. Non si mette manco a fuoco. Incredibile. Perfetto. Proprio come lo volevo. Però c'è anche la luce blu, raga. No, vabbè, posso fare il visual trigger. È tipo... quelle cose ASMR. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Bellissimo! Allora, io stavo a fare una cosa che ho... Ah, sì, devo mettervi l'audio del gioco. Eccola qua. Add. E mo' sentite. Mo' sentite e blocchiamo un po' di Spotify. A posto! Audiogioco c'è. Si può giocare. Ragazzi, adottiamo un criceto? Lo adottiamo? Ah, ma voi qui vedete... Mannaggia la miseria, porca. Scusatemi, non capisco perché se leva il gioco ogni volta che mi muovo. Vedete, qui c'è scritto adottare un criceto. È ora di tagliarti la barba. No, miss, e qui si sbaglia. La barba non me la taglio mai, sono tipo 18 anni che non mi taglio la barba, da quando ho conosciuto la mia ragazza. No, non sono 18 anni, un po' di meno. Sono, è da quando io ho 17 anni che non mi taglio la barba. A zero, poi chiaramente me la accorcio, però. Cricetino! Allora, adottiamo un criceto. Ragazzi, la cosa bellissima di questo gioco è che noi potremmo modificare la casa del cricetino. Vi rendete conto? La upgradiamo. Guardate che schifo queste mura di merda. Oddio, che schifo. È enorme. Anche lavori in corso qui. Bellissimo. No, raga. Voi non avete idea di quanto sto godendo. Adottiamo un criceto. Oh, sì. Già ne ho due. No. Oddio. Ragazzi, ghiottone. Igienista. Dormiglione. Ghiottone, ma lui dorme. Quindi lui è dormiglione. Dormiglione pure lui. Ghiottone.
Pim pam, pim pam. E che abbiamo 3 anni. Ragazzi, ma questo gioco è stupendo. Ma voi non avete... Che quali adottiamo intanto? Ma dove tiri fuori sti giochi? Sono gratis. Vado in giro per Steam e cerco giochi. Metto tipo l'unico filtro che metto è gratis e ci gioco. Mica sono tipo quelle persone strane che giocano tipo giochi tipo Souls che non so. Cioè manco li so giocare. Non ne so giocare. Allora faccio questi che almeno devo fare tipo devo un click. Ragazzi, cosa quale prendiamo? Allora scegliamo in base al colore forse. Ho già 13 criceti. Hai 13 criceti! Io avevo un cricetino, si chiamava Muffin. Era un Winter White, di quelli che, mo, lo spiego a chi non lo sa, praticamente di inverno cambiano il colore del pelo e lo rendono bianco. Diventa bianco, bianco, perché tendenzialmente questi sono criceti di origine russa. E cosa fanno? Usano questo meccanismo per difendersi, no? Si mimetizzano nella neve. Diventano bianchi in inverno. Ho pagato 5 euro il criceto, 15 euro la gabbietta, per farvi capire la situazione. Ma come, come fai a avere 13 criceti? Ma sono tantissimi, questi non si scannano? Chi ci prendiamo? Datemi un colore. Allora, qui, il Winter White era tipo così. Era così e di inverno diventava così. No, ma non pare bianco così. Mi sono nati. Ah, quindi hanno fatto sesso. Quanti ne avevi all'origine? Non dirmi solo 2, però, te prego. Non dirmi 2. Ragazzi, quasi quasi prenderei lui perché c'ha belle pezzature. Sembra proprio... Però lei sembra Olivia, invece. Guardatela. Con le pezzature... A porca. Sì, quasi quasi prendiamo l'igienista. Però, raga, ma è strano. Ma questo caca troppo. 120% carta igienica. Cosa vuol dire? 150% pulito. Ma io lo lascio lo sporco. Gioca, dorme. Mangia poco. E che cos'è questo? Beve poco. Va bene, andiamo. Compriamolo. 20 soldi per un criceto. Ok, ragazzi. Ok. Alice, la chiamiamo. No, lo chiamiamo Irene. Eneri. 03. Benvenuta tra i criceti. Beh, vediamo come va. Oddio, godo. Mi è scammato il duello snapposo. E tu hai ragione. Tu hai ragione. Però ti prometto che fine questa live, verso le 10 però, lo facciamo. Che dici? Ti mando io un messaggio su Discordia. Ti va bene, bro? Te lo dico pure con la voce della pace, aspetta. Ti va bene, bro? Dette prego, dimmi di sì, figlio. Oddio, va bene! Ok. Ha detto ok, ha detto il bro, va bene. Godo troppo. Ne avevo 2, me ne hanno fatti 55 fino a ieri 5. Oggi sono nati 8 criceti in No, aspetta, ma quindi ma è recentissima la cosa. Avevi 2 criceti, hanno fatto 55. No, non ho capito, forse ne hanno fatti 5. E oggi sono nati 8. Perché 5 più 8 fa 13, mi trovo. Mi trovo. Quindi chiedi sotto quanto fa, coglione! Mio porco! 55 in un anno, ma cosa fai? Li lanci dalla finestra, come fai? Sono tantissimi! 55 criceti, ma chi hai uno zoo? No, mettiamo Eneri e basta. Però mettiamo tutta maiuscola. Eneri. Godo. Eccola qui, missione completata, riscuoti la tua paga. Abbiamo fatto una missione. Sblocco un nuovo criceto. Godo troppo. Cibo e acqua, nutri il tuo criceto, disseta il tuo criceto. Va bene, bro, facciamo il tutorial. Allora, comando, menu di comando rapido, sposta la fotocamera. Ah, possiamo anche mettere un po' di zoom. Godo. Ma raga, ma è stupendo questo gioco ed è gratuito. Perché non puoi riscattare l'alert, bro? Ho un problema io con il PC? È tutto in camera tua. Io avevo anche una pallina di plastica. Aspetta, intanto avevo questo. Dove sta? Questo. Avevo questo e la notte, porca miseria, cigolava qua. A un certo punto l'ho messo l'odio, non è bastato, l'ho levato perché di notte mi rompeva il cazzo, troppo, basta. E di giorno avevo una pallina di plastica con dei buchi, con dei fori, e c'era tipo uno scomparto, tipo una vicella dei Saiyan. Ce la mettevi dentro, chiudevi, e quella se ne andava girando per la casa. Ed era bellissimo perché lei poi cacava mentre camminava per casa. E
Ed erano, le cacate sono tipo dei pallini, delle piccole palline nere, per chi non lo sapesse. Si possono anche mangiare, non sanno di niente. Non le mangiate però, per favore. E comunque queste palline fuoriuscivano dai buchi della palla mentre quella camminava, rotolava, e mi trovavo la merda per casa. Queste piccole palline nere che dicevo, cazzo sono formiche. Come sono le palline? Non sanno di niente, le ho provate, vi giuro. Poi questi, i criceti hanno tipo una mania suicida. Sapete che fanno? Fanno questo. Praticamente i giorni più importanti della vostra vita loro combineranno dei casini. Ad esempio la mia muffin. No, quella no. No, Marzatico. No, 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 no. Via. Via quel messaggio di merda. È meglio la merda di criceto che la pizza con l'ananas. Cosa fanno i criceti? Ve lo dico subito. È un emoticon globale. Ha rotto il cazzo l'emoticon globale. Vaffanculo emoticon globale. Cosa fanno i criceti? Fanno questo. Praticamente mi ricordo che la mia voleva evadere e quindi si è infilata con tutto il corpo. La gabbietta era fatta tipo a sbarre, ok? E si infila con tutto il corpo, ma resta incastrata con il cranio, con la testa. Allora lei per tutta la notte ha provato a... Perché poi provi pure a rientrare, ma non ce la fai. Sei un criceto, non hai il cervello, vaffanculo. E che fanno? Per questa... È rimasta appesa l'intera notte, perché poi chiaramente c'è tutto un casino. È rimasta appesa una notte intera così a tirarsi, non tirarsi. Comunque io esco il giorno, perché è successo la vigilia di Pasqua. Esco a Pasqua, vado a stare, Muffin, buongiorno. E allora mi tipo un po' sotto, cacato. E niente, praticamente lei si stava impiccando, stava cercando l'evasione, ma non ce l'ha fatta. E quindi ci stava per morire. Ah no, vedi che poi, forse hai visto che poi è un emoticon globale, è scritto. Vediamo se io clicco sul criceto che mi fa. Vuole cacare? Ti porto a cacare? Come fai? Patate per tutti! Dove ti porto a cacare? Oh, qui. Mangi prima. Io clicco qui, interagiamo. Ma raga, ma quanto è graficamente perfetto sto gioco. Mangia, pezzo di merda. Ma raga, ma questi sono gli api. Rotola pure. Ha mangiato. Vuole bere. Bevi. No ragazzi, questo Tamagotchi per criceti è stupendo. Avete mai avuto un Tamagotchi da piccoli? Missione completata. Godo, igiene. Fai il bagno a un criceto e manda un criceto alla toilette. Troviamo il bagno. Eccolo qui. Questa è la toilette. Sono letteralmente i re. Sei tu questa. Ho sbloccato Gomorra. Gamora è buona, però non super come persona. No, no, ferma. Basta. Come si blocca? Voglio bloccare. Non ha senso farsi la doccia e poi cacare. Mannaggia, sono un coglione. Tu che mi ascolti poi. Gamora è buona. Io non la metterei però nei miei mazzi, perché comunque non ti combina nulla. Non è una combo. Puoi metterla come tipo se non ti esce la combo. No, Iridi si è fatta la doccia. Ora sei nuda, guardati. Oh sì, Irene. Guardate lo specchio. Oddio! Cioè, noi possiamo pure sbloccare. Ma! Se azzecchi il campo, ok. Ma se tu hai Gamora e io te metto Morph e azzecco pure il campo, Morph piglia Gamora, ti piglia pure il bonus. Vabbè, amen. Oh no, ragazzi, questa cosa è bellissima. No, vabbè, Irene col cappello. No, non voglio DLC. È bellissimo sta cosa. Ragazzi, questo gioco è perfetto. Portiamo Irene a cagare. Irene, voglio vedere da vicino mentre cachi. Oh sì, caca tutto. Ma non si vede. E quest'era Irene? Stupendo questo gioco. Chissà se voi potete avere il vostro criceto e li facciamo incontrare. Svago e riposo. Fai giocare il tuo criceto. Metti il tuo criceto a letto. Ma no, prima si gioca e poi è nanna. Allora troviamo il gioco. Ok, vieni qua bro. Oddio, già sei qua. Irene gioca. Sto giocando. Ragazzi. Oh sì, salta per me. Bravo, brava Irene, guarda come gode. Ragazzi, Irene, io non so se tu fai così, se tu salti, ecco.
di notte. Però oddio! Però nel gioco lo fai molto bene. E mo si dorme, quindi. Ma raga, che cosa figa, immaginate avere tipo la cosa dei sogni, cioè upgradare tutto. No, vabbè. Sta a dormire. Cosa posso fare qua? Addirittura, ragazzi, possiamo avere più criceti a un certo punto. Ne sblocchiamo di più. E questa è bellissima sta cosa. C'è un regalo per noi. Chi cazzo ce l'ha fatto? Apri. Tre criceti. No. Due semi. 10 bulloni e 50 soldi d'oro con un criceto dentro. Quindi soldi falsi, perché l'euro non è così. Vabbè, però è un buon inizio. Che fate? Cioè, rifiutate? No. Ok, è ora di gareggiare. Gioco una gara qualsiasi. Mini giochi? Gioca. Premi il pulsante più velocemente possibile. Premi il pulsante per arrestare la freccia nel campo verde. Trova le carte della fila in alto. No, aspetta, trova le carte della fila in alto da quelle della fila in basso, quindi memo. E premi un pulsante per fermare il cerchio del restringimento nel campo verde. Possiamo sfidare le persone real! Raga, bellissimo! Se avete i vostri criceti, possiamo giocare! 1v1, box fight! Stupenda questa cosa! Giochiamo con la CPU per ora. Facciamo... Labirinto! Apprendista, no? Oddio, ma chi è Marvelous? Irene, ho soltanto te. Irene, scelgo te! E vai, dai! Irene, non ci deludere, mi raccomando. Labirintio. Ok, bro. Come si fa? Ok. Irene, devi andare. Che devo fare? Baby! Buono. Ok, perfetto. Vai, Irene, scappa. Che devo fare? Non trovo. Così, vaffanculo. Carta di merda. No, ho perso. Dai, sei impallata, Irene, porca miseria. Brava, ce l'hai fatta. Conti tempi, ma ce l'hai fatta. Siamo al secondo posto. Boom. Ok. Ah, quindi il labirinto è tipo... Ok, buono. Ce la sta facendo. Grande, Ire. Grande, grande, grande. Sei un Pokémon. Sì, però lui è tutto drippato. Guardalo. Noi siamo umili. Che cazzo ti applaudisci? Riprova. Ma te faccio il bucio. Ma te faccio il bucio. Ma manco la farci vincere la prima, no? Non si va, non fa così. Ok. Ok, e questa è fatta. No, vaffanculo, vabbè. Ho cacato, sono un coglione. Certo, trova questa carta. Questa, vaffanculo. Ma come faccio a vedere? Sto imparando, dobbiamo imparare. No, regà, lui già sta lassù, il coglione. Aspetta. Bene. Bene. Ok. Ok. Ah no. No. Ho cacato, ragazzi. Irene si è incagliata. Ma perché vai da sotto? Abbiamo perso prima. Io riprovo. Devo capire. Certo, ti do tutte le dritte che vuoi, ma secondo me tu sei più forte di me a sto punto, perché ci stai giocando molto. Ma è casa tua? No. Magari fosse casa mia. Io vivo in questa merda. In questa merda? No, aspetta. Sì, è questa. Questa merda, me vedi? Aspetta. Buono. Vai. Si vola. Non ho capito questa. Non lo so come. Non lo so come l'abbiamo presa. Stiamo guadagnando. Stiamo guadagnando terreno. Boom. Ok. Ma raga, ma è troppo veloce il bro. Mannaggia il cazzo. Mannaggia. No, ci ha vinto di nuovo il coglione di merda. Bastardo. Bastardo. È proprio schifo, infatti. Ma perché? Ma che ti ho fatto? Ma che ti ho fatto? Prossima gara. Vaffanculo. Non fa niente. Allora faccio pena. Beh, perché me lo scrivi in caps? Per farmi ancora, per farmi, cioè, male. Ci sei riuscito, bastardo. Allora, labirintio. Vediamo. Ancora. Sì, ma voglio capire qual è la...
carta dobbiamo... questa. Oddio, così! Non so, a casacissimo! Mamma, che salto! Va bene, ragazzi. Buono. Buono. Mamma mia, bro. Mamma mia, bro. Doppio salto. Ok. Va bene. Al pelo. Ok. Buono. Ragazzi, siamo... lo stiamo distruggendo. Lo stiamo distruggendo, il bro. Guardalo. Marvelous. Ok. E mo? Clicca veloce. Dai, 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 dai. Madonna mia, che lentone che sono. Non so cliccare veloce. Dai, Irene. Brava, Irene. Guarda come spinge la palla. Mamma, che salto da... ah, ma... vai, vai, vai. Che esercizio c'è qua adesso? Ok. Ok, al... grande, grande. No, no, no. Aspetta, è uscito il gioco. No. Riprendi. Buono. Ok. Non ti preoccupare. Ho cliccato col mouse fuori dal gioco e stavo uscendo. Grande. Raga, Irene alla seconda run già ci dà soddisfazioni. Ha distrutto Drama Queen. Ma chi cazzo è Drama Queen? OP, raga. OP. Prossima gara, certo. Ma che è un campionato? È un campionato. Adesso dobbiamo... dobbiamo... Kill Bill. Ma è Kill Bill questo? Non so se avete visto mai il film Kill Bill. Ok, prossima gara. Questo è un altro labirinto. Ok. Dobbiamo rifarci perché prima non dovevamo perdere. Lo distruggiamo il bro. Vai. Vai, re. Buono. Mamma mia, centralissimo. Godo. Ok. Perfetto. Ok, 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 ok. Due lanci perfetti. Tre lanci perfetti. Godo. Vai, Irene. Mamma, che salto. E mo qual è? Ho sbagliato, sono un cazzo di coglione. Non lo so, quella carta come... come... Madonna mia. Con i cuori. Ok, la prima, è la prima, è la prima. Porca Dio. Eccola. Ho capito come si fa a vincere pure sto giochino. Perfetto, ragazzi, abbiamo vinto tutte le corse, allora. Buono, buono, buono. Ok, siamo sotto la conchiglia. Mo? Buono. Sì, dai, due stelle. No, è più bello di noi, no. Ma come ha vinto lui? Ma no, no. Raga. No, io voglio la VAR. Voglio la VAR perché abbiamo superato noi il traguardo per primi. Scusami, Scorpion. Di la verità. Tu l'hai visto? No, no, raga. No, raga, io non ci sto. Io non ci sto. Io non ci sto e lo rifaccio. No, perché è vittoria sua? Perché è vittoria sua? Io lo rifaccio. Lo rifaccio. No, 100% no. No, 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 no. Avrei capito avessi detto 104%. Hai detto solo 100%. Non è real. Ok, ma se fa così. O ti distruggo. Perfetto. Godo come un riccione. Appena nato. Dopo poche ore. Ok. Mannaggia, Gesù Cristo. Aspetta. Clicco sempre fuori dal gioco. Vai. Ok. Godo, ragazzi. Sono fortissima. Mamma mia. Pettoso. Questo. Cuori. Mamma mia, lo distruggiamo. Cuori ancora. Godo. Succhiamela. Succhiamela la cappella. Succhiamela tutta. Cresceto di merda. Ti distruggo. Ti disintegro. Non esiste. Mamma, che sultone. Oddio. Ma no, stavo per sbagliare. Stavo per sbagliare. Madonna mia. Arato. Arato. Questo è per ognuno di voi. 910 follower. Non so se contano pure i doppi account. Ma io entro dicembre, raga, che dite, ce la facciamo? Ce la facciamo a porca miseria a diventare... a arrivare a 1000? Io sapete che sta a fare? Sta a fare una richiesta per entrare in un gruppo di streamer. Proprio un gruppo, in un'associazione. Cioè, non è un'associazione, comunque un gruppo di streamer molto importante. È gratuita la richiesta, però devono valutare sta cosa. E lui ride, il coglione. Io tengo 4 account. Sei un coglione, Scorpion. Guarda. Guarda, il giorno che divento famoso mi dimentico di te. A posto. Mi ricorderò di Marzatico, di Irene, che è stata la mia prima criceta. Ma di te no. Pezzo di merda. Prossima gara, ti distruggo. Guarda quanti criceti belli. E certo. E tu mi sfotti. Come ti dimentichi di me? Vabbè, per l'età. Calcola che pure c'ho circa 30 anni. Ne avrò 80 quando diventerò famoso. Sarò lo streamer più vecchio su Twitch. Però, Irene... allora, buono. Buono, Irene. Vai, Irene. Cuori.
Bene. Perfetto. Questo cos'è? Perfetto, ragazzi. E credere in te stesso. Quindi prendo in giro per darti più forza. Ah, vabbè, allora perfetto. Allora ti adoro. Cuore. No, raga, incredibile. Stiamo clacciando. Buono. Centralissimo. Ma come due stelle? No, forse. Vai su kick. No, non ci vado su kick. Forse sì, qualche volta per il meme. Cuore. Mamma mia. Guarda Irene come spinge la palla. Altra win, ragazzi. Incredibile. Ragazzi, questo criceto simulatore è bellissimo. Mi compri Eneri? Perché te la devo comprare? Ah, questa? Vuoi la criceta? O vuoi il criceto di Eneri? Eneri c'ha quanti criceti? Ha detto che ne ha 13 adesso. Attualmente ne ha 13. Se ne vuoi uno, a post. Prossima gara. Ma raga, ma come si fa a finire questo gioco? Io voglio tornare al simulatore di criceto. Hai 13 criceti. Ecco, appunto. Più questo 14. Raga, di nuovo contro Drama Queen, quella puttana di merda. Quella troia di merda zoccola infame. Avete capito? Quella che ci ha vinto prima. Ci muori qua, Drama. Ti disintegro. Vai, Re. Sei fortissima tu. Confido in te, credo in te. Guardate che scatto, Irene. Vai! Ma come preme bene? Madonna mia. Godo. Ma fa solo steam up o altro? Sì, non fa solo steam up. È anche un altro gioco. Questo gioco praticamente è proprio un simulatore di criceto. È un Tamagotchi. Tu devi lavare il criceto, farlo mangiare. Aspetta. Palle. Ok. Devi fare un sacco di cose col criceto. Il problema è che adesso sono in questa gara che non so perché dovevo farla. Forse è per il tutorial, ma fa così. Perché due stelle? No, abbiamo l'uso. Ma rifacciamo. Ma non siamo andati male. Drama Queen, sei una puttana. Te l'ho detto. Ma no, mo non inciampi, mo non ti rompi una gamba. Una zampa, anzi, quale gamba? Allora, Irene, non mi delude. Non mi delude. Ok. Buono. Ma perché due? Stelle prese, fatto. Non capisco come si fa a fare tre stelle su quel gioco di merda. Questo gioco di merda. Come si fa? No, ci ha vinto di nuovo. Ragazzi, il gioco in cui c'è il cerchio che si restringe, come si fa secondo voi? Appena entro nel cerchio vicino al verde? Come torno a casa? No, no, raga, non possiamo dare la vittoria a Drama Queen, puttana. Cambia, riprova. No, raga, devo riprovare, aspetta. Devo prendere il giallo. Cos'è il giallo? Fammi vedere. Devo imparare il gioco, perché sennò ci perdo sempre. No, la linea finale. Non la linea finale, aspetta. Ok. E questo è preso. Qua. C'è l'ansia. Mi sono fallato. No, aspettate. Le uso due dita. Non funziona. Palle. Questo. Godo. Il giallo. Così. Però mi dà due stelle. Non me ne dà tre. Come faccio a prendere tre stelle? Prossima gara. Raga, dobbiamo capire come funziona sto gioco di merda. Già mi sto incazzando. Di nuovo Chill Bill. Ma porco Dio. Ma quante gare sono? Quante? È quella di prima. Va bene Irene. Mi sto incazzando, ma devi vincere. Ok. Sì, ma lo premo, torno a casa. La prossima. Così. Due stelle, porco Dio. Va bene. Ragazzi, siamo in pa... Stelle! Questo! Perché? Perché ha girato? Perché ha girato? Porco Dio! Dai! Ragazzi, siamo avanti noi. No, abbiamo vinto. Non può essere che perdiamo. Ma torniamo a casa. Bastardo. Mangiati il semino, vai. Ma... Guarda come vuole il semino. Coglione di merda di Chill Bill. Sei un coglione. Te ne vai a fare in culo. Io torno a casa.
Mangiamoci la foglia. Questa è casa. Benvenuti a casa mia, a casa di Irene. Allora, la casa è composta... No, minchia, raga, io c'ho un monolocale a casa mia qua. Questa c'ha una stanza, due stanze, tre stanze, letto. Anche sala giochi, vedi? Quattro stanze, ma questa è lunghissima. Oddio, possiamo fare cose. Cinque stanze, questa è da finire. No, ragazzi, è proprio wow, veramente. Chissà a quanto s'affitta sta stanza. Cos'è qua? Forse impariamo. Vediamo abilità. Cosa si fa qua? Sì, ragazzi, forse così cresciamo con le abilità. Vedete, gli sta dando abilità per imparare meglio a fare il giochino. No, spettacolo. Mo lo bustiamo. Ti drogo. Ok, dove vai, mo bro? Ma ti pigli questo? Cos'è? Gioca, coglione. Il tuo criceto è occupato, aspetta che finisca. Ok, però. Mangia! Bene. Giochi interessanti per i cricetini, eh? Oh! Perché c'è tipo il vestito? Cosa vuoi? Non ho capito. Vedete qui in basso, invece, ci sta tipo la... il livello nelle varie abilità del criceto. Queste qui sono le abilità dei minigiochi. Ecco perché perdevamo forse. Su alcune non facciamo 3 stelle perché banalmente adesso non siamo... Possiamo tuttare un altro criceto. No vabbè, bellissima questa cosa. Dopo adotteremo un altro criceto. Adotteremo Scorpion, secondo me. Ragazzi, sto gioco ve lo porto anche in altre live. Ve lo dico, è bellissimo. Ottieni ricompensa. Perfetto. Ah, a noi bastava fare una gara. Invece abbiamo fatto 18.000 gare. Oh, che bello. Finalmente una live senza Marvel Snap. Prap. Però devi vedere che gioco c'è, Giago. Buonasera, Giago. Buonasera, Giago. Ciao, bello. Allora, allena la forza. Va bene, alleniamo il criceto. Dove sta? Ecco qui, qui alleniamo la forza. Vedete, infatti c'è la base della forza sotto. Vai, vai, bro. Allenati. Vediamo come si allena il bro. Praticamente, ma devi spingere la palla. Irene è molto brava a spingere le palle. Oh, sì, spingere! Sì! Oh, sì, brava, Irene. E mo'? Il mosso scivola. Ah, sta mangiando. Buttati. No, ragazzi, questo gioco è stupendo. Questo gioco è stupendo. Chissà quanti FPS faccio in questo gioco. Ma io comunque mi vedo male. Mi vedo male nella cam. Come se... Boh, c'è un problema. Il mio PC nuovo già non va bene più. Tanto. E vabbè, no, questo l'ho fatto io. Sto dando, non vi preoccupate. Comunque, dov'è? Giacomo, ma tu mi sai consigliare dei giochi poi con calma? Ok, qui reniamo invece. Cos'è qui? La velocità? La resistenza? Oh sì, vai, bro. Vai, Rene! Determinazione! Questo gioco è bellissimo. Certo, io sono d'accordo con te. Totalmente. È anche gratis, bro. Puoi tu allenare il tuo criceto e possiamo sfidare i nostri criceti quando vuoi. Ok, missione completata. E questo è tipo il tutorial. Perfetto. E mo, compra nuovi vestiti. Compra un mobile... Migliora qualsiasi dispositivo della casa. Comprato tutte le missioni del tutorial. Ah, grazie, grazie, grazie. È perché io mi vedo un po' lento, cioè con meno FPS. Boh, meno fluido. Ah, boh, poi vado a vedere, vado a recuperare un po'. E va bene. Però qui, cazzo vuole. Ah, possiamo anche farla camminare. Irene, vieni qua. No, scherzavo, ti voglio di qua. Ah, coglione, ci hai creduto. Ti voglio qua invece. Puttana. Oddio, qui si sbloccano le parti nuove. Non mi serve ancora, è troppo, troppo presto. No, vabbè. Ma cazzari. Così per chillare o giochi normali? Eh sì, 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 per chillare. Oddio, cazzo, mi sono fatto male. Per chillare. Per chillare. Percillare. Il Fanta come va? Non me ne parlare. Dimmi che sta facendo per il sta giocando già il a scuola di Gagliardini. Il Monza. Neanche il Grande Fratello ha così tante telecamere. Sì, però così mi ciocco pesci. Non mi ciocco pesciare, ti prego. No, non mi ciocco pesciare, bruschio. Bastardo. Che sta facendo? Dimmelo, dimmelo, dimmelo. Non te credo. Non ti credo, bastardo.
Anzi, non ti credo, bastardo di merda. Madonna mia. Madonna mia. Sei un bastardo. Sei proprio un bastardo. Formazioni, dimmi che non sta manco giocando. Sta giocando il coglione di merda. Sta giocando questo coglione. Non deve giocare. Regà, tutto dipende da Colpani. Vi spiego perché. Vi spiego perché. Per favore non piangere, non ci rimanere male. Raga, non avete, non ha senso. Se pareggio questa partita è come se avessi perso. Per me equivale a una sconfitta. Raga, io ho Osimhen, Milik, Koopmeier e Koopmeiners e Zielinski, ok? Lui c'ha Okafor. Kvaratskhelia con le assist, porco Dio. Reinders assist. È già questo. Mo sei Colpani e sta 6 e mezzo. Sei Colpani, gli fa 2 gol. Io con 4 gol. Milik, Osimhen, Koopmeiners e Zielinski. E imbattibilità di Szczęsny. Con 4 gol io rischio di pareggiare. Ma vi rendete conto? Allora che ho fatto? Abbiamo fatto la mossa del mandingo. Tutti i giri io spingo. Anziché Mkhitaryan. Porco Dio, successo ha fatto il coso. Il volo. Oddio, Gonzalez! Nico Gonzalez! Suka, hai messo un gonghè! Ok. Non dico così, bastardo. Non dico così. Abbiamo levato Mkhitaryan e ci abbiamo messo il bro. Gagliardini. Perché nella scorsa ha segnato, quindi abbiamo detto, beh, forse sta bene. E abbiamo levato Mkhitaryan che ha fatto una doppietta. Mossa azzardata. Ma ci abbiamo pure Biraghi, eh. A noi se Biraghi o Gagliardini segna è godo. Te lo dico matematicamente. No, non te prego. Non te credo. Ma perché, scusami, Awar deve ancora giocare Awar, bro. Che è questo? Contributo al gol. Vordi. Non gli danno bonus. Spero di no, spero. No, non, andiamo a vedere i punti. Io per ora ho fatto 82 e mezzo. Non so neanche. Non so. Chi aveva Berardi? Non lo so, bro. Non lo so. Per ora non lo so. Marza. Ma dopo andiamo a vedere sta cosa. Magari dopo chiudiamo Criceto Simulator e andiamo a vedere sto fatto. Però vi voglio dire che. Altrimenti anche. What the golf? Untitled Goose Game. Oh, come sto a fare copia e incolla, bro. Anzi, me lo fixo proprio. Me lo fixo, bro. Me lo fixo tutto, si fixa. Grazie. Questi qui mi segno. Goal with assist, che cazzo è? Ma se io fixo un messaggio posso fixare anche un altro messaggio. Ah no, goal con assist dici qua. Ma no, è contributo al gol, non è goal con assist. Perché assist è questo. Piedino. Qui c'è fulmine e palla. Non penso che valga niente nel punteggio, perché se c'è un assist, cioè se c'è un gol, il più 3 è messo già qua. Poi è anche spiegato, gol segnato più 3. Qui invece sta contributo al gol. Ma che cazzo ci hanno messo a fare? Intendo Berardi. Ah, beh, pure Kvara. Pure Kvara ha fatto 11 e mezzo, solo che lui l'ha fatto contro il Bruno. Calcolate che io, nel vecchio Fanta che facevo, nel molto vecchio, il gol vittoria, quindi il gol che vi fa andare, cioè se le squadre stanno 1-1 e tu segni il gol del 2-1, quel gol ti vale 3 punti del gol più un gol perché un punto perché è gol vittoria, quindi vale 4 punti quel gol. Io che avrei fatto 3 gol vittoria, 1, 2 e 3, porco Dio. Vabbè, non ce le mangiamo del superfluo. Però, voglio dire, non sono finiti i criceti. Col cazzo che finiscono i criceti. Non ancora. Dobbiamo affittare il secondo criceto dopo. Lo affittiamo e poi. Gli do un nome di tra voi: tra Giaco, God Scorpion e Marzatico. Che palle. Allora lo chiamo Marzatico. Perfetto. È proprio perfetta questa cosa. Una combo eccezionale. Una combo eccezionale. Beh, allora, quindi dobbiamo andare un attimo in a vedere le altre partite. No, ho detto la classifica, volevo vedere il blu. Vediamo la classifica, ragazzi. All'occhio. Si chiama all'occhio e con le bambine donne. In che senso, dire? Che senso, le bambine donne, scusami. Non esiste. Pajasini chi vuoi subire? Che cuno? Ma fanno tu, qua è caccia, non vuoi subire, ok? Che tu mani di medio il forte, che mi sta dando in team. Però vai, ma tu non subire in guida in due partite. Andrò a vedere, ma c'è chi vuole mannaggio, lo aspetto, non ho detto.
Cosa non mi innamoro? Vedo dormire a tutti i posti, che ogni volta sto con voi. Allora. Ok. Allora, fammi vedere. Ah, mi sto di gioco. Cobna. Cosa mi dico, non mi ascolto. Non ti dico, non mi ascolto. Ok. Che cavallo di vedo, perché cosa tira la fine? Bastardo. Ma tu sei YouTube? All'orcio cervello? No, Google. Perché si chiama all'orcio? Aspetta, non mi fino blu. Vedi dove che c'è. Ma chi è? E tu sei già un po' di voi, hai scelto tutto. E perché quando c'è Giorgio? Ma è già un gatto della Meloni si chiama Pannocchio. E il Pannocchio che abbiamo? Mam! Dove sei Pannocchio? Ma non solo io che sono così vero. Ragazzi, è passata Sambuessa. Ma l'avete sentito il campanello, sì? Porco Gesù, che schifo di gatto. Ma infatti, raga. Vabbè, ma penso che sia questo, Pallocchio. Il gatto con l'occhio. Oddio, ragazzi. No, vabbè, sono uguali. Ha preso dalla padrona, ha preso. Criceto Pallocchio, quello di prima. Ah, ma perché, scusami, ma chi è sto Pallocchio? Ma parliamoci seriamente. 8 cose che non sapete della futura premier. Ma cazzo me ne fotte. Pallocchio ha detto a New Photo. Chi è questo Pallocchio? Era un film bellissimo. Ma di questo? Racconti incantati? Della Disney? Ma la Meloni giovane sembra la regina Elisabetta da giovane. Prova a vedere. Te prego. No, il video. Allora, mi servono immagini. Ma bro. Ma non è lei. Ma scusami. Regina Elisabetta da giovane. Scusatemi. Ma che cazzo stai a dire? Ma che te fumi? Scusa. La Meloni è una rana. C'ha gli occhi a palla. Ma che stai dicendo, Giacomo? Ma di che droga ti sei calato? Frate, lo giuro, c'era un agosto uguale. C'era un agosto uguale. Perché agosto? Una foto, vuoi dire? Una foto. Scusatemi. Meloni, Regina Elisabetta. Mo' esco con lezione della Regina Elisabetta, i Meloni. Eccola qua. Ragazzi, devo capire. Mi devo informare su questa cosa. Trova l'intruso. Beh, è la Meloni, perché gli altri due sono morti. Poi no. Ma come fai a dire che è la Regina Elisabetta, bro? Ma te rendi conto? Ti conti i denti. Ma siamo io e lei, siamo simili. Siamo noi. Questo sì, ma non con la... Tavernello, ciao, stiamo cercando di capire perché... Cioè, Giacomo, di che droghe si cala Giacomo? Lui dice che la Meloni assomiglia alla regina Elisabetta da piccola. Io non lo so. Morta una regina, se ne fa un'altra. Ma questi sono... ma sono scemi. Ma me la salvo questa immagine. Ma devo mandare a dei gruppi.
Sambuca, che ne pensi di Pol Pot? Che cazzo è Pol Pot? Non conosco Tavernè, non conosco Pol Pot. Spiega meglio, te prego. Io devo andare sui criceti però. Ma chi è sto pallocchio quindi? Scusatemi, prima di andare sul gioco del criceto vorrei andare un secondo a vedere il trailer di Pallocchio. Pallocchio. Racconti incantati. Olivia! Racconti incantati. Lo cerchiamo dopo. No, non è tipo un dittatore mega sanguinario? Ah. E beh. Ma questo è Pallocchio. Ma come fai a dire che è un gioco bellissimo, che è un film bellissimo questo Pallocchio? ...27 marzo al cinema. Ma di che anno? Del 2000? Scusa. Ah, ma è con Adam Sandler. Allora potrebbe piacermi. Ma è nuovo? Perché si chiama Pallocchio? Ma quando... No, 13 anni fa. Ma raga, ma è vecchissimo sto film. Breakdance di Pallocchio. No, vabbè. Breakdance di Pallocchio. Il criceto con la palla nell'occhio. Va bene, abbiamo visto abbastanza. Dopo torniamo su queste cose perché è interessante sclerare su questa situazione qui. Un attimo solo, vado a vedere un attimo che sta a fase, eh? No, perché devo un attimo tenere d'occhio. 1-0 l'Atalanta, la Fiorentina. Chi ha segnato? A Nico Gonzalez. Sto aspettando. Non saluti, non ti cago. Mi dispiace, Scugo. Allora, devo capire... No, vabbè. Qua non ci serve a nulla, no? Ma lui non c'ha nessuno di questi. Ci abbiamo noi i Biraghi, se avesse fatto l'assist qua. Mannaggia la miseria. Vabbè. Ma poi, scusate, chi lo sa che fine ha fatto Icone? Io ho comprato Icone al fan. No, non mi saluti, Scuco. La prossima, il prossimo messaggio che non è un saluto, non te cago più. Te cancelli i messaggi, ti banno pure questo account. Allora, non capisco perché fine ha fatto Icone. Stai pure in panchina. Che cazzo è successo? Pronto per il turnover e lui si scalda per il Frosinone. Ma vuoi giocare? T'ho pagato pure parecchi soldi, bastardo. Ma... Torniamo su Cricetino Simulator, vai, per Irene. Irene, questo è per te. Non ti ho mai salutato. Inizia a farlo. Lo fanno tutti. Si chiama educazione. Ok, torniamo sul cricetino quindi. Irene, dove sei? Che cazzo stai facendo, Irene? Fatte trovare. Irene, dove sei? Ah, eccoti. Vuole una mela. Irene, vuoi una mela? Te porto in cucina, vai a mangiare. Dai. Sta sporrando. Domani esco 3 ore che mancano 3 prof, guarda. Davvero mancano 3 prof? Wow, se fossi stato io nella segreteria di quella scuola, avrei trovate quelle del prof. Ne avrei assunte altre per un solo giorno. Ma che me ne fotte. Tu devi farti tutte le ore. Bastardo. Che classe, Giago? Scusami. Che classe sei? Questo deve cacare. Deve anche lavarsi. Andiamola a lavare. Ah, minchia. Igiene zero proprio, Irene. Che schifo. Oh sì, laviamola. È nuda adesso, Irene. Guardatela. Oh sì. Ma ti piacciono i... Cosa, Yavi? Cosa, Yavi? I siciliani? Cosa? Oppure le scimmie? Chi? Qua? No, io non è. I scimmioni! No, quello è gli scimmioni. No, raga, c'è un problema. La doccia è rotta, inagibile. I calabresi. Olivia? Oli? Guardate che la stronza di merda come si sta leccando. Olivia! Non ti devi leccare. Non leccarti, ti prego. Ma io i calabresi... Insomma, io voglio un sacco bene i calabresi. Non ho amici calabresi, però fa imitare il calabrese. Il dialetto calabrese. Yapi! Ti faccio vedere una cosa. Pensi quanta bit la mia voce diventa così. Tipo. Tipo così diventa la mia voce. Ma però potremmo parlare un po' così, sapete? Allora andiamo a vedere perché mi hai rotta la doccia con sto polizia 20.
E ho rotto la doccia. Io ho origini calabresi. E questo è interessante, Giacomo. È molto interessante, Giacomo. Quanto sei calabrese da uno a... come dire, tipo si dice, sono per metà calabrese, sono un sedicesimo calabrese. Ecco, tu che sei? Madonna mia, ha rotto la doccia. Mamma mia, però dove passi tu? Pulisci pure questa, bastarda. Dai. Forse l'hanno... guarda come splende. Un ottavo. Cosa vuol dire? L'ha inventata, vero, questa percentuale? L'ha inventata? Che vuole fare? Vuole giocare con... no. Peccio, cos'è? Ragazzi, è il momento di mettersi su qualcosa. Tipo una cresta assassina. Scegliete cosa volete mettere in testa a questo crocetino. Oddio! I capelli! Annuncio ritardo. Un cappello vorreste mettere per caso? No, Jokes, perché i miei nomi sono calabresi. Quindi un ottavo non l'ha inventato. Ma scusami, per metà è quando i tuoi genitori. Un ottavo perché? No, dovresti dire tipo un quarto. No? Fai grafica ultimo anno. Mi bro, ho bisogno di qualcuno che mi fa le grafiche gratis. Vuoi provare? Vuoi provarci? Ricacco! Questa è bellina! Questa è bellina! Oddio, come facciamo a capire un 8729esimo in che consiste? Tipo il braccio di un tuo zio è stato amputato e l'hanno rivenduto al mercato calabrese. Quell'uno sta per questo. Non ho capito che cazzo è successo. Ragazzi, ci mettiamo in testa, bro? Irene, qui dovresti scegliere tu, perché sei tu questa. Ma ah, bello il fettettino. No, questo no, perché si paga. No, questo pure si paga. Questo è interessante. Qui non c'è scritto go. Io metterei con la scritta go. Ma però qui c'è una zampetta. Il mio antenato Jesus era un po' calabrese. Aspetta, fatemi levare la voce, se non mi rimetto. Era un po' calabrese. Metti quello che vuoi. Ma perché mi fa scegliere a me? Va bene. Allora gli metto go. Go. Ma questo cos'è? Una foglia. Scusatemi un secondo, devo capire bene. Però c'è pure il berrettino, un cappellino. Questo no. La corona perché? Ah, perché lei è corona. Oddio. Ma cosa sto sentendo? Cree, io ti devo cazziare, Cree. Sei appena uscito dal server Discord. Questa cosa mi ha triggerato. E non poco. Eh sì. E quindi adesso. Bomba! Sei una merda! Perché sei uscito? Cree ha fatto bene. Ah, Criceto Simulator. Wufufufufu. Sì, Criceto Simulatore. Raga, dobbiamo vestire sto Criceto. Che gli metto in testa? Ciao, Bobbino. Io volevo mettergli questa, ma secondo me gliela metto. Eh sì, dai. Questa è Irene. Ragazzi, tra le persone che ci saranno in live tra poco, sceglieremo il nome del secondo criceto. Questo è Irene. Ez. Vedete? Irene. Ah, possiamo pure andare all'anagrafe e cambiare nome. Quindi ogni live può avere il nome del coglione, di un coglione. Godo. Godo. Che devo fare qua? Abbiamo preso una missione, abbiamo preso. Oh, Bobby, buonasera. Ottieni gli Samsons. Ah, è tutto a posto comunque, ciao. E Bobbino, buonasera. E non è vero, non può essere perché Discord è spento. Compra un mobile. Compriamolo un mobile. Negozio. E no, questo è il negozio sbagliato. Decorazioni. Ah. Ma che senso ha? Ma che senso ha mettere i mobili sopra la carta da parati rotta? Dammi la carta da parati, maledetto. No, vabbè, che bello già così. Il cesso d'oro. No. Oddio, ragazzi, sto sborrando. Oh, questo. No, non ci discute questo. Questo proprio. Perfetto, ragazzi. Missione completata. Prendi la ricompensa. Sì, che la prendo la ricompensa. La prendo tutta. La ingurgito. Migliora un qualsiasi dispositivo della casa. Lo specchio che fa cacare. Ma il sondaggio quando lo fai? Sono qui per questo. Devi prima salutare. Se non saluti, non faccio un cazzo.
una gatta fa finta di essersi fatta male alla zampa per avere del cibo. Cosa faccio? La picchio? No, povera, no, non fare, ti prego, non lo fare. No, 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 dai. Ma perché? Giaco, bastardo. Io amo gli animali. Animali. Animali e animale, come dice Anima. Allora, ciao Umberto. Interessante, allora possiamo fare. Ragazzi, dobbiamo fare un attimo un sondaggio. Slash poll. Slash poll. Slash poll. Sorte, dobbiamo decidere cosa fare di Bolistli. Dovete sapere che Mr. Scuco è Bolistli. Lui ogni volta viene in live e vuole un sondaggio su... perché il profilo principale gli è stato bannato, ok? E ogni volta ci riprova. Però voi votate sempre che deve restare bannato. Quindi ogni volta lo prende nel culo. Evidentemente vive la legge del mandingo, quella per cui tu ti giri e io spingo. Allora, sorte... e quindi si vota di nuovo. Leastley. Sorte Bolistli. Resta bannato. Sban. Istantaneo. Oppure sbanna, dai. Dai. Ok, 2 minuti. Non consento voti aggiuntivi. E via, ragazzi. Votate, bros. Harry! Ciao, Harry! Cos'è un motivo per lamentarsi? Ma esatto, ma io quasi quasi lo lascerei bannato. Oddio, c'è già uno sbannatai. Ecco, bravi ragazzi, votate bene, mi raccomando. Votate bene, mi raccomando. Ciao Harry, buonasera, benvenuto. Stiamo giocando a Cricetino Simulator. Non ti faccio vedere. Dobbiamo prima votare questo sondaggio, ragazzi. Abbiamo soltanto 2 minuti per decidere della sua sorte. Cosa volete fare? Cosa volete fare? Resta bannato o sbannatai? Cosa facciamo di Bolistli, ragazzi? Io metto sbannadai per il meme sempre. Ora non vi permettete a sbannare, però vi distruggo, vi disintegro, vi elimino l'account di Twitch. Voglio vedere. Siamo in 4. Beh, in realtà non siamo neanche tanti, quindi potrebbero essere voti real questi, soltanto noi 4. Vorrei pure capire dove hai votato tu. Ricorda di votare, Sambuca. Scuco, ma tu devi votare... devi votare o non devi votare? Cosa fai tu di solito? Tu non voti. Non ti permette di votare, allora. Che è qua? Ah, potrei segnalare il sondaggio? Fatemi vedere. No, non lo segnalo, dai. Dai che siamo alla metà, raga! Siamo alla metà, bastardi! Harry, ma come butta? Tutto a posto? Che ci racconti di bello di nuovo? Allora, intanto io vado un secondo a Criceto Simulator. Vi faccio vedere il giochino. Aspetta, eccolo qua. Allora ragazzi, this is my situation. Abbiamo appena creato questa struttura di bagno molto bella, posso dire, delle luci interessanti. Adesso però, come vedete, qui fa schifo la casa. Però abbiamo pochissimo... pochissima roba. Pochissimi soldi in realtà. No, neanche tanto, perché se si paga esperienza. Allora, qual è la missione? Cosa dobbiamo fare come missione? Migliore un qualsiasi dispositivo della casa. E miglioriamolo. Migliore un qualsiasi dispositivo. Ecco. Bro. Non si sa cosa si fa. Nelle decisioni non si fa niente. Heads. Pareggio. Moneta. Ma che moneta? Ma tu chi sei per comandare a casa mia? No, niente moneta. Decido io quando è così. Punto. Punto, Scuco. Resti bannato oggi. Domani prossimo sondaggio. Ads. Cosa miglioriamo? Croce ban? Testa sban? No. T'ho detto di no. T'ho detto di no, t'ho detto di no. Allora andiamo a migliorare tipo questa struttura. Ah, bello però. Potremmo mettere una struttura almeno... No, la doccia si fa in un posto pulito. Cacare, possiamo cacare in un posto dove c'è la merda. Però la doccia deve essere pulita. Raga, così. Ma pure così è bellina. Così? No, non mi piace. No. Troppo formaggesca. Lo so, però qui... sarebbe anche simpatica come struttura. Però che ci fa sto coso dietro? Io voto Lamban. Ero andato via un attimo. Com'era il sondaggio? Il sondaggio era che praticamente eravamo 2-2 su ban e sban. Quindi c'è un voto che fa la differenza. Cioè, un voto qualsiasi fa la differenza. Unban. Quindi, che vuol dire unban? Sban. Ban o sban? Ma non hai votato, quindi non vale più. Non vale! Allora, ragazzi, io in maniera molto semplice prenderei questo. Mi conservo un po' di esperienza. La facciamo viola, forse? Aspettate, visione d'insieme? Sì, mi piace, sì.
Perfetto. Miglioramenti. Upgrade alla doccia! Cosa abbiamo fatto? Due docce! Quindi servono due criceti! Due docce! Non ha senso questa cosa! Ma lui avrebbe votato Anban. Peccato che è venuto in ritardo a votare. E quindi il voto non ha più peso. La Sena chiama. Stai in live anche dopo? Bro, io sto in live fino alle 9. Se riesci a passare mi fa solo che piacere, Giacomo. Anzi, grazie per essere stato un po' in chat, eh. Allora, andiamo a prenderci tutte le cose che ci toccano. Mi piglio questo. Non è questo DLC? No, non lo voglio il DLC! Non lo voglio il DLC! Però abbiamo anche... Cappello di Newbie sbloccato! Ci sono 9 missioni disponibili! Grazie, Giago. 9 missioni, abbiamo dei regali. Apri il regalo. Un cazzo! Che bello! Cos'è questa cosa? Secondo me sei uno scammer. Secondo me no. Già ti sto dando troppe possibilità. Le persone quando sono bannate non vengono poi cacate dagli streamers. Invece io ti sto comunque dando possibilità di interagire con la chat. Quindi, per favore. Allora, andiamo a prenderci... No, che cos'è questa tendina? Cosa sono queste cose? Ma le sblocco per comprare o le sblocco perché le posso già montare gratis? Cosa sono? Va bene. Ho sbloccato questi articoli, sì, però nel negozio mi fa andare. Scusa. No, ce li ho proprio, è bellissima questa cosa. No, che schifo, 3 stelle, meglio tutto questo cielo stellato. Sì, lo voglio cielo stellato. E poi? Va bene, mettilo. E poi il resto? Ragazzi, sta andando benissimo questo primo giorno di live. Però che cazzo fai qui? Irene! Allora, ha cacato. Però se ci pensi, ci sono 3 possibilità. Vincita, perdita, pareggio. Il fatto che due terzi sia ban è un po' ingiustificato. Dovrebbe essere ognuno cose diverse. Non mi va di ragionare su questa cosa, Scugo. Mi dispiace. Mi trovi serio adesso. Su questo ragionamento mi trovi proprio serio. E se mi girano le palle, potrei tranquillamente dirti che non faccio più sondaggi per sbannarti. Questa sta diventando una meme. Ok? Per favore, non fa il bambino con me, ok? C'ho pure 30 anni, non mi va di essere preso per culo da un ragazzo come te. E dai, basta. Ok, Scugo. Un'altra cosa che dici, ti banno pure con questo account. Un'altra cosa che dici che mi dà fastidio. E attento a quello che dici, perché ormai tutte le cose che dici mi inizieranno a dar fastidio. Porta rispetto. Dormo in bagno anche dal vivo. Ma che cazzo stai dicendo? Tiratele sul tappeto? Ma è cacato prima, vero? Sì, è cacato. Ti devi lavare? No? Che cos'è questo? Devi bere! Mannaggia, miseria. Si può resistere senza mangiare, ma non senza bere. Va bene! No, si beve dalla canna. Ecco, lì devi succhiare, brava. Te lo giuro. Ti prego, Ire. Ok, mo si mette con la canna. Ecco, hai rotto la canna. Che cazzo fai? Poi, che dobbiamo fare più? Deve giocare, deve dormire. Intanto facciamola giocare e poi si dorme. Vai a giocare, bimba. Oh sì, giocami tutto. Ok. Posso mettere in coda le azioni? Cioè, tu mo stai facendo questo, dopo ti posso far dormire. Io mo ho cliccato. Cos'è questo? Nessuna missione contrassegnata. No. Ok, hai giocato. E mo vai a dormire. Ah, perfetto, l'ha messa in coda. Non so come ho fatto, però, cioè, non so dove vederlo. A dormire, bimba. Ma che deve fare? Deve mangiare un po'? Ok. E poi dopo... Ma dormi, brava. Ma il sonno... Ma raga, ma... Ma non si è ripristinato il sonno? No, aspetta. Torna qua. Torna! Vabbè, a mangiare. Che ti devo dire? C'è più fame che sonno, allora. Non lo so. Affittiamo un nuovo criceto intanto. Perché secondo me ci abbiamo pure i money per farlo. Allora ragazzi. Dormiglione. Pimpante. Qui ci serve un pimpante secondo me. Ghiottone. Però ghiottone pure mi piace come cosa. Igienista col cazzo. Però abbiamo 2 docce. Potrebbe... Cioè ha senso prendere un igienista. Sì, ma nostra casa fa schifo per... Tu che sei morto qua a terra mi piaci. Ghiottone.
Ti adoro. Sei mio, sei nostro. Irene, dobbiamo scegliere il nome del secondo criceto. Lina? È mia zia? Ma se non fosse la casa essere piccola, ma il criterio grande come una foca? Beh, potrebbe essere pure un po' strana come situazione. Però chi ci dice che in un criterio in un criceto simulator i criceti non siano giganti? Potrebbe essere, cioè il mondo non è fatto di umani ma solo di criceti, allora i criceti assumono forma umana, grandezza umana. Ecco, ecco, cazzo ci fa Irene qui dietro. Allora raga, non devono essere donne, due donne, perché si scannano. La legge vuole che ci sia un maschio e una femmina. E sapete come lo chiamo questo maschio? Gli api. È palesemente gli api. Eh sì, guardatelo. È un siciliano. Guardatelo. Cioè, è proprio lui, ragazzi. Manco si gira, non ci guarda, vergogna, vai a mangiare, coglione. Gli api! Vai. Vai! Ok, mo ce vuole. Ah, devo andare a rimpinguare. Come rimpingo? Scusatemi, come si fa? Ah, ecco. Yeah. Bastardo, scuco. Bastardo proprio. Bastardo. Fogliavi, che cazzo stai facendo? Vatti a lavare. No, è pulito. Vatti a lavare che sei sporco. Sei sporco! Aspetta, prendiamo anche lei. Tu, donna, venga. Vatti a lavare con gli api, dai, nudi. Nudi entrambi, ragazzi. Mi sto calladando. Che vuol dire calladando? Cosa vuol dire calladando, scusi? Irene? Guardami, ragazzi. I bro fanno la doccia insieme. Gli api nella doccia di me. Irene, ma sei nuda? Irene, ma chiudila sta cosa. Irene? Perché fai fumo? Sei scoreggia? L'ha chiusa mo. Brava. Brava. Irene, secondo me potresti un po' cagare. Ma se mandassi anche gli api a cagare? Cosa succederebbe? Gli api, vai a cagare. Non mi fa cagare. È un criceto, sono bucabi, contengo. Beh, lo so, contegno. Però è anche vero che non ha chiuso. È molto esibizionista quel criceto, mettiamola così. Ok, gli api, adesso caca tu. Caca. Vediamo. Guardate come si è piegato, come fa Olivia quando mando le foto su Discord. Qui, regà, c'è tutta la sezione con Olivia che caga ogni volta. Ok, e ha cagato. Va bene. Adesso tu vuoi dormire? Andiamo a dormire, bro. Scusa, possono dormire insieme? Vai a dormire, bro. Tu non vuoi dormire, non puoi dormire, anzi. Ok, quindi questo posso far fa. Ah, avete capito? Io mo l'ho capito. Praticamente, quando il criceto è pulito, il livello della ah no, questa è l'acqua. Non ho capito un cazzo. Vai a bere, bro. Principe, vai a bere! Ok. Tu, donna, stai sognando? Brava, riprenditi un po'. Dopo dovete giocare tutti e due. Beh, certo che è un momento buono per spammare Discord. E lui dorme a terra. Vai a mangiare! Coglione! Vai, salta. Ah, non salti dentro. Non salti dentro, sei educato, bravo. Invece qui, la donna è pronta. Allora, andiamo a giocare. Aspetta, gli api lo faccio dormire un po'. Tu riposi. Sì, ha rotto il letto perché lei... Ovidio! Ciao, Ovi, buonasera. Quanto è bellino il tuo nome rosa. Bentornato, Ovidio. Come butta? Sei ancora a fare quella cosa su Clash? No, su Clash. Sì, su Clash. YouTube Clash, guide... La stai ancora a fa, bro? Allora portiamo a fare il giochino a bimbo qua. Andiamo a giocare. Come si fa a giocare? Non mi ricordo. Qui, gioca. Bene, io molto bene. Alla fine ho comprato un computer nuovo. Gioca con CPU, ovvio. Ah! Facciamo un nuovo gioco, skateboard, apprendista. Impariamo. Irene contro... Oh no, Yapi deve dormire. Facciamolo riposare. Facciamo giocare Irene. Contro Chill Bill, Sidewinder e Marvelous. Va bene così? Let's go. Ah no, non ho voglia, onesto.
Va bene? Che devo fare qua? Ok, ho capito, troppo tardi. Bono. Dai spinta! Vai, Rene! Bastarda! Godo. Sì, in salito! Mamma mia! Oh sì! No! Dai! Non ci prendono più! Non ci prendono! Sì. Ok, disintegrati in ordine Irene, Chill Bill, Sidewinder e Marvelous. E di cosa hai voglia un video in questo periodo, scusa? Dai, dimmi in 3-4 parole. Sì, era easy. Beh, ma tutte, cioè questo è un gioco per coglioni, è totalmente easy il gioco. Io ho anche il coraggio di perdere. Però mi piace troppo. Sto chillando troppo su questo gioco, prossima gara ne facciamo un'altra. Non mi guardate. Ma quindi io potrei avere anche 6 criceti in questa casa. Su, su e ancora più su, va bene. Mangiate la foglia. Ah no, ok, è solo sta gara. Solo sta gara. Ah no, raga, scusate, ma io avevo l'audio del gioco, sono un coglione. Non ve l'ho messo. This is the game. The audio game. Ok, prendiamola. Super primo colpo. Perfetto, ancora siamo nel verde. Nel verde, Godo. Nel verde. Che porco. Godo. Sì. 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 Salta. Vola. No, un lancio di merda. No, andiamo a marcia indietro, cazzo. Sì. E va bene. Va bene così, va bene così, va bene così, ragazzi. Chill. 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 Godo. Cambia gara. Facciamogli fare un altro gioco a Irene. Irene è molto brava nei giochi. Allora. Giochi. CPU. Abbuffata non l'ho ancora mai fatto. Vediamolo. Ebbene sì, ragazzi, siamo arrivati qua nel chest opening più grande d'Italia. Ovidio trattino basso trattino basso partecipa al chest opening da 3 mesi. Bru. Ma che stai facendo, Ovidio? Ma sei pazzo? Hai perso la testolina? Ovidio, grazie mille! Grazie mille! La sub per il Prime, 3 mesi, casera, in Crash Bimbo! Ci ho messo un sacco da farlo da telefono, mamma mia! Non per me, potevi non farla, potevi essere un grande, grazie, Ovidio! Grazie per il Prime! Grazie per il Prime, ti ricordo! Se ipoteticamente volessi sostenere altre persone, che questo è Subtender, io non ti vedo su Twitch da un po'. Però le sub si pagano meno sto periodo, almeno fino al 30, te costano tipo 2,99. Pensaci, non da me, da me è dato, grazie, grazie mille. Comunque in questo periodo, di che voglio? Inizia per to e finisce per pa. Quindi... Ma acquittisce? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. La cosa che ti deve interessare è che in questo momento ti è spuntata, te la faccio vedere. Ti è spuntata una banana sbucciata. Vedi, hai sbloccato un nuovo stemma. Banana sbucciata. Stemma 3 mesi. Che altri stemmi hai? Hai Prime, Godo. Ah sì, lo so. Ah. Non si capisce un cazzo. Allora mettiamo questo. Allora impostiamo questo filtro, ma è un filtro più bello. Io avevo una banana che sborrata e bruciata. Aiuto le orecchie. Questa voce è un po' più profonda, dovrebbe piacere, ragazzi. E comunque con 50 bit potete cambiarla la voce. In basso sta scritto, cioè ci sta il box con cui cambiare la voce. Io però adesso sapete che faccio in maniera molto più difficile. Winds Bimble. This is the voice, this is my real voice, ragazzi. Finalmente sono io solo, l'unico. L'apprendista. Dovevi una banana più sbucciata. Scuco, che banana c'avevi? Scusami. Di quanto tempo la tua banana? Non mi ricordo che tu abbia avuto una sub per tanto tempo, Scuco. Allora, che dobbiamo fare qui? Trova questa carta. Porco Dio! Questa! Ok, troviamo la carta che sta su. Oddio, che è qua? Biscotto intero. Ho sbagliato! Tre more... Questo! Ok. Quasi 7 mesi. Quindi quella di 6 mesi avevi. Aspetta, 3... No, quella di sopra! Pezzo! Ok, una cosa centrale, questo, perfetto. Una noce, una centrale.
Ok, due more sotto. Questa! Olloso. Olloso, ragazzi. Maledetto. Maledetto. Maledizione. La rifacciamo. Che cazzo ti salti? Ma che c'è un cetriolo sotto di te, vero? Beh, è evidente. Gara di abbuffate, ragazzi. Questo è per Ovidio, per la sub di Ovidio. Porco Dio. Ovidio, scusami. 2, 3. Questa. Ok, ma tu è difficilissima perché si muove. 2 su. Questa. Mannaggia. No, raga, è persa. 2, 3. Ma raga, ma qual è? È la prima. Perfetto. Questa. Godo troppo. Allora, 2 sotto. È la prima. Boom. Mamma mia, ma come? Ho vinto 4, ho fatto 4 biscotti. Quanti ne hai mangiati tu? Maiale, non sei un criceto, sei un maiale di merda. A proposito di maiali, anche Olivia è una maiala. Ragazzi, si è imbalsamata. Si è imbalsamata Olivia. Si è imbalsamata Olivia. Ma quindi voi... No, scusa, mio video, tu dici che hai voglia di topa. Ok, torniamo seri su questo discorso a bomba proprio. Perdonami. Ma... No, Discord è staccato. È staccato. Non mi puoi scammare così. Non avevi una tresca in ballo? Me l'hai raccontata. Ora non ricordo se fosse una storia vecchia o se era una tresca attuale per quel periodo. E comunque più o meno 2 mesi fa. Che è cambiato a livello emotivo di relazioni da 2 mesi a mo, bro? Una tresca. Che cazzo è? Una serie particolare del Nord Africa? No, la tresca! Non... Yeah, la tresca è uguale tipo relazione, storia. Una relazione... come quando voi dite una ship. È una tresca. La tresca. Che poi tresca può essere anche intesa come una cosa negativa. Nel senso, è una tresca con qualcuno. Hai capito? Oddio! 3! Eccole qua, queste di sopra. No, io finché non vinco non levo, non quitto il gioco. Ok, oddio, ce n'è una sola, questa. Perfetto. Poi 2, 1. Questa. No. Maledizione. Mi sta a recuperare il coglione. Questa. Perfetto. Siamo 3-3. 3-3, bro. 1, 3 nocciolino. Questo. 4 biscottini. Ti distruggo. Ma quel bastardo mi sta mangiando tutto. Un biscottino. Questo. Sì. 5 biscottini. Cinque biscottini. Humblebee. Su, chiamalo. Cambia gara. Facciamo un altro giochino di questi. E dopo andiamo a crescere un po'. Gara contro CPU. Labirinto. Voi non l'avete visto ancora. Io l'ho già visto. Ho già smadonnato un po'. Però ci va Yavi nel labirinto. Allora, ragazzi. Non è semplice. Ci sono tanti minigiochi. Sambu, calmo. Si alza la pressione. No. Quando vinco... Così. Allora, è preso. 3 stelle, come l'abbiamo fatta? Dobbiamo trovare carta con palle. Eccola qui, carta con palle. Mamma mia, sono fortissimo. Ok, che cos'è questo? Dobbiamo colpire nel mondo... punto giusto. Boom! 3 stelle, perfetto. Ok, carta con cuori. Questa, perfetto, sono fortissimo. Ok, cosa vuole qua? Ok, centralissimo. Mamma mia, 3 stelline, sono 3 stelline. Lo stiamo distruggendo. Grazie mille, scoco 2. Che cazzo? Oddio. No! Vabbè. Spingi la palla, Yabi. Piano, lo so che tu la palla non riesci a spingerla bene. Però, ragazzi, è troppo il vantaggio che abbiamo con l'avversario. Ugo, tratto basso, 2 su 3. Grazie per il follow, bro. Vai, controlla quanti... Aspetta, controllo io. No, ho sempre 910 follow, quindi non te conta. Heads win, anzi, heads lose. Tu c'è interessante, tu c'è intelligente. Non si può fregare. Raga, dobbiamo arrivare a 1000 follow. Dobbiamo spammare questa live. Contro Amstel Lupin. Ok, cambia gara. La voglio fare... No, perché l'ho cambiata? La voglio fare uguale con Irene e poi si va avanti. L'ho tolto, non ti metto altri follow. Va bene. Non è un problema questo. Allora, la forza del canale e la mia forza è che siamo tanti. E che siamo veramente tipo 9... Cioè, calcola che dei 910 che mi ha lasciato il follow, 200 sono su Discord e 120 sono su Telegram.
La conversione è altissima. E questo sono contentissimo. Bravi ragazzi. Bravi. Labirinto con Irene. Però la facciamo da specialista, perché Irene è una specialista. Guardate, c'è pure la... No, contro Sidewinder. Sidewinder ha gli occhiali. Teok. Ciao. Bentornato. Ma io sto su DS. Ma penso di finire. Nel dubbio? Aspetta. Teok. Che devo fare qua? Così. Va bene. Secondo solo. Scendi. Bene. Dopo lo spammo. Anzi, lo spammo adesso. Boom. This is my Discord. Parla con questi. Con i quadri. È vero, ho cambiato il martellozzo. Mo si carica. Boom, bitch. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Adesso. Boom. Ok. Mo. Fregata. Boom. Ok, raga, qui non so come si fanno le tre stelle. Ci sta raggiungendo il bro. Ci sta raggiungendo il bro con gli occhiali. Mannaggia. Palla con stelle. Eccola qua, presa. Mamma mia. Prende qui. Godo, godo troppo. Ci sta raggiungendo, ma neanche tanto, neanche tanto. Abbiamo vinto, no. Ragazzi, brava, Irene, fatti valere. Se per questo non l'hai chiesto neanche a Sambuca, perché non è specificato il destinatario. Dio, come ti sembra il luogo per fare queste questioni? A me non pare. A me non pare. Allora, riprova la prossima gara, cambia gara, torna a casa, ragazzi. Perché adesso a casa. Big situazione, ci sono missioni disponibili, ok? Apri il libro delle missioni. Dobbiamo migliorare questa casa. E l'unico modo per migliorarla, anzi il modo più veloce per farlo, è svolgere le missioni. È evidente, palese, da palessiano, incontrovertibile. Dove cazzo stanno queste missioni, porco Dio? Ah, eccole qua. Ristrutturazione cucina pareti e pavimenti. Vernice pareti fresca. Va bene, andiamo in cucina. This is la mia cucina bellissima. Che schifo di cucina di merda. E come si fa? Mi sono dimenticato. Decorazioni. Pitta. Che vogliamo fare? No, questo. Carta da pareti. Da parati. Non è qua. No, regà, aspettate. Mi sto a perdere. Miglioramenti. Decorazioni. Questo. Ah, eccolo. Infatti è tutta una gags. Ma non c'è un po' rotto il gags, tu? Ragazzi, dobbiamo esagerare. Deve essere... Ma che è un carcere? Ma che schifo. Beh, oddio, neanche tanto schifoso, eh. Si collega con questa? Ma Teok, quale sceglieresti come stanza? Menaje. Menaje! Tu dici meglio il rosso, Scuco. Ok, è il colore che dobbiamo evitare, quindi. Teok, hai idea? Hai un proponi? Non mi sembra un po' esagerato per una risposta. A me sembri un po' esagerato tu, bro. Ti cancello il messaggio intanto, ok? Che schifo. No, è vero, questa fa cacare perché è la mia cucina proprio real, è evidente. Azzurrino, dice. Ma aspetta, questo con i diamanti, col cazzo che le pago con i diamanti. Questo qui, 45 esperienza. Questa, ma sembra tipo una cucina di notturna, azzurrina. Io direi... Aspetta, tu hai detto azzurrino, azzurrino sia. Però questo è interessante, vedi che vitalità c'ha così la casa. Azzurrino, andiamo a prenderci questo da 20, magari risparmio. Dai. Ci può stare educata questa struttura così. Va bene, la compriamo. E via. Godo. E mo. Prendi i soldi, prendi i money. Mo, ristrutturazione cucina, nuovo beverino. Che cazzo è il beverino? Nuova ciotola, va bene, nuovo frigorifero, nuova credenza. Mamma raga, ma chi le paga queste cose? Io? Beverino, this is beverino. No. Col cazzo che prendo quello con le gemme. Non ho gemme, devo shoppare le gemme, Gioco gratis, c'ho pure gemme. Ma sono un coglione poi. No, chiudi. Nuovo beverino, come si migliora il beverino? Ah, eccolo. No, aspettate, beverino. No, troppo così, regà. Ma però bellissimo. Regà, così lo paghiamo troppo. Beverino polipo? Potrebbe essere un compromesso. No, oppure, raga, facciamo tutto col minimo per ora. E mano a mano miglioriamo. Perché sennò non possiamo fare le missioni. Però possiamo cambiare il colore. Non possiamo fare le missioni, però, poi.
Secondo me così stacca bene Beverino Rosso, piuttosto che prenderlo così. Anche se si mimetizza po'. No, deve staccare, perché io sono cieco, raga. A me servono le cose ad alta accessibili, insomma. Godo. Vai! Oddio, porco. Ok. Poi nuovo beverino, fatto. Qualche altro? Nuova ciotolina. Allora, Maineri mi ha detto che sono un coglione e che mi vuole picchiare e elimini a me. Io adesso mi lavo i capelli per protesta. Mettere a lavare. Ma no, non mi pare che sia andato così, Tu hai un modo tutto distorto di vedere la realtà delle cose, lo sai? La costruisci proprio in maniera un po' particolare. Vedi, Rosso, meglio, t'avevo detto. Avremo i regali. Può essere sempre buono. Vedi che può essere buono, che ci dà le cose per comprare. Benissimo. Altri cricetini. 100, 150. Ma letteralmente è scritto quello. Sì, ma tu che cosa hai scritto prima? Piuttosto che fare community, tu sai che fai? Tu vai a sfasciare la community. E a me sta cosa non piace. Perciò do sempre a prescindere ragione agli altri. Perché tu tiri le questioni e non va bene per me. Allora, nuovo beverino fatto. Nuovo frigo. Nuovo fridge. Da 100, raga, abbiamo vinto. Da 100, molto bello adesso, ragazzi. Posso dirvela questa cosa. Oppure possiamo farlo anche rosso. Giallo no, perché poi è troppo arlecchino. Ok, lo facciamo 100 rosso. 100 rosso, così resta tono col beverino, con le piante. Vai, 100 rosso. Boom. Ok. E fin qua ci siamo. Nuovo beverino e nuovo frigo. Ma che altro ci serve? Nuova ciotolina e nuova credenza. La ciotolina dove sta? È questa, la ciotolina. Abbiamo 1300. Questa niente male, però. Questa 200. No, vabbè, sì, questa è spettacolare. Non ci serve, non fa per noi. Questa qui potrebbe essere un buon compromesso. Che dite, raga? A me è piaciucchia. Però 4,10. Va bene, via. Va bene. E nuova credenza. Andiamola a prendere, la credenza. Mo si risparmia qua. Si risparmia qua, vabbè, sta apposta. Possiamo pure rossa. Guarda! Ma troppo rossa. Scusa. È una più rosa. Raga, quasi quasi dobbiamo prenderci questa per forza. Però è 100, non è tantissimo. Sambu, sai che è? Io so di rispondere male, però il 60% c'ha ragione. Ma io ti sto da ragione. Andiamo a far così. Cioè, io cerco di studiare un po', no? Le cose. Non è che sparo a cazzo. Io non è che sparo a cazzo. Io leggo quello che dite e mi rendo conto che Scuco sta creando un po' di no? Casino, disordine. E quindi le cose che dice sono sbagliate, non vanno bene. Watch time 10 hours, 50 mins. Minchia, le hai buttate 10 ore. Raga, guardate che bella sta cucina. Godo, golosissima adesso. Molto bella. Prendi tutto. Che ci dà? E che ci dà? Scusami, una volta che faccio la missione? Ma niente, missioni contrassegnate. Vabbè, andiamo a fare ristrutturazione cucina, mobili, nuovo scaffale e nuove mens. No, vabbè. Ma aspettate, ci stanno i bro. Allora, vai a bere nel nuovo beverino. Guarda Yabi come beve. Bevimi tutto. Yabi come succhi bene. Guarda Yabi come ciuccia. Tanto che ha ciucciato, ha rotto il ciuccio. Maledetto Yabi. Tu? Pure devi bere, miss. Dai, stava succedendo tutto Yabi. Ma ti rendi conto, Irene? No, ma ti rendi conto, dico. Vai a bere, Irene. Vai. No, Irene. Ecco. Ma come sei delicata, tu. Yabi invece è tutto che se lo imboccava. Che sta a fa? Che cazzo stai facendo, Yabi? Non mi fissare. Che deve fare, Yabi? Deve mangiare. Vai a mangiare. Ah no, quella è Ire. Ok, Yabi invece che deve fare? Yabi deve cadere a terra. Yabi, vai a giocare un po'? Qua. Vi osservo entrambi, raga. Tu pure vuoi giocare? No, devo aspettare Yabi, aspetta. No, dopo vai là, perché prima sudi. Vai a cagare intanto, dai. Vatti a svuotare, Irene. Oh sì, svuotati. Io vado un attimo da Yabi, vado a vedere che fa. Perché...
fai un coglione. Ok, brava, hai cacato. Vai a rompere un po' gli api. Watch time. Minchia, 5 ore e 40, pure tu li hai buttati, Scuco. Scusa, ma hai cambiato nome, quindi? Non è il tuo vecchio account, cioè il tuo nuovo account. Hai creato un nuovo account. Cioè, hai soltanto cambiato il nome dell'account. 2 su 3. Stai ristrutturando i tuoi account. Questa è una strategia di marketing. Potrebbe esserlo, anzi. Non è sicuro che lo sia. Però considerando te... Guardate come salta bene Irene. E basta Irene, quanto cazzo salti! Salti troppo! Salti troppo! Regalino. Sì, occhi invece... 3 giorni! Tre giorni! 24, 48, 72 ore! No vabbè, complimenti, auguri! Cioè, no auguri, complimenti! Ti devo fare VIP, bastardo, stasera sei VIP, per stasera sei VIP. VIP... Ti... Eccolo, il bro. E 5 ore? No, non le leviamo quelle. Non le leviamo mai, te le meriti. Come ti meriti il VIP per stasera, però poi domani basta. Cioè, prossima live non ce l'avrai più, lo sai. No, voglio che tu lo sappia. Ogni tanto... Allora, i bro stanno a dormire qua, ma io quasi arrivo a livello 15 per sbloccare il nuovo grigeto. Non si butta niente. Raga, ma adesso lo fate voi due? Uno maschio e una femmina? Allora, tu devi mangiare. Vai mangiare, bro. Ok. Te invece? Te devi lavare. Vatti a lavare. Qua. Ok, e dopo portiamo... che dobbiamo fare? Madonna, state perfetti, state voi due. Qui bisogna rifillare. Sei un porco di merda, Yapi. Rifilliamo. Ok. Ragazzi, questo gioco è stupendo, sapete perché? Stavolta mi hai fatto Scuco. Tronzo! Allora, andiamo a vedere le missioni. Questo gioco è bellissimo perché voi potete creare i vostri grigetini e possiamo giocare Real. Me contro voi. Ma raga, ma intanto posso giocare con... Cioè, vedete qui, gioca con altri, qui. Qui mi comparite. Dovete crearvi i vostri cricetini, raga. Dovete farvi un esercito di criceti. E non i criceti real come li ha Eneri. E Eneri ne ha 13 all'incirca. All'incirca. Quest'anno. Ma come fai poi a ricordarti che quest'anno ne hai fatti 55 in tutto? Cioè, ti sono passati. E poi domanda, cosa fai dei criceti che hai? Li vendi? A quanto li vendi? Gioca con giocatori casuali. Vediamo che ci fanno fare, bro. Li mangi? Potrebbe essere. Che cazzo, boh. Raga, mono, capiamo le lobby di questo gioco e soprattutto chi ci gioca al mondo in questo gioco. Secondo me è molto probabile. È molto probabile. Ciao Vintri, buonasera. Che ci giochi da solo? Oddio, non ci gioco da solo. Non ci sto giocando da solo! Si è riempita la lobby! Skateboard di criceti! Ciao Vintri, buonasera! Aspetta, Sambuca, vai! Corri! No! Vai! No! Sì! Vabbè, al pelo! Al pelo! Ma centralissimo, questo è perfetto! Vabbè, ottimo! Notare il pop-up in alto a sinistra che dice che può contenere imprecazione e volgarità. Dove? Ma chi dove? Ma reducato. Ma dov'è? Ma ne...
Ah, su coso? Su Twitch, dici? No, no, che sciogli il party, bro? Prossima gara. Ma che gara mi dà? Ah, no, su Twitch, ma perché ce l'ho dovuto mettere io? Ce l'ho dovuto mettere io? Perché se no, raga, non mi serve, basta, gioco con CPU. Skateboard fatta, abbuffata. Raga, voglio mangiare, però sono pro. Irene, te la senti? Vai a docciarti? Spero che tu lo faccia con acqua calda. Perché se lo fai con l'acqua fredda ti si ritira il pipo. E non va bene questa cosa per la tua. Oddio, dove sta? 3-1, 3-1, 3-1, questo. Godo. Dobbiamo trovare le carte uguali. Allora, 1, 2, 3, questo. Perfetto, due biscottini. Poi, 2, 1, 3, questo. Ok, sono bravissimo. 3 zucchine su. Questa. Ok. Poi 3 mandorle su. Bene questa. Mamma mia. 1, 2, 3, questa. No. 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 Oh, appena attimo pensavo. Raga, a livello pro. Se mi vedi su Among Us, è che sto FK. Ah, tranquillo. Non ti preoccupare. Non ti vedo su Among Us. Non me lo scarico proprio Among Us. Non ti preoccupare. Comunque è iniziato l'uni da 2 settimane. Quale uni è iniziato alla fine, Tiok? E questo è interessante. Sai che possiamo fare tipo una mezza just chatting stasera, stanotte? Non lo so, ci penso. No, stanotte no, perché poi chi cazzo c'è in live? Però, non si può mai sapere. Perché stare FK su Among Us e non su Minecraft nella tua farm di ovaie? Tu hai una farm di ovaie, scusami. Come fai ad avere una farm di ovaie? Ingegneria mecca minchia. Quindi mo tu devi fare analisi matematica 1, fisica 1. Che stai seguendo? Ah, ok, quindi tu ci lavori con Minecraft per avere dei segreti professionali inerenti a Minecraft. Interessante, Scuco. Molto interessante. Ok, questa cosa mi va bene così. Adesso andiamo un attimo a sistemare. No, ancora cucina? No, facciamo ancora bagno. Nuova toilette e nuovo specchio. Facciamoli cacare bene. Nuova toilette e nuovo specchio. Lo specchio fa cacare, è rotto. Cazzo me ne faccio. Ma come si cambia? Aspettato, ho sbagliato. Si fa così. Decorazioni, tu. Buono. È l'unica cosa che mi sta dando problemi. Analisi è molto difficile. Il primo esame consiste nel fare uno studio della funzione. Quindi ti danno una funzione e tu devi fare derivata, integrale, limiti. Insomma, è abbastanza infame come esame. Però una volta che fai quello, analisi 2 penso che sarà molto più semplice. Molto più semplice veramente. Cioè è fare quelle cose ma in campo complesso. Te le inventi. In qualche modo te le inventi. No, però è tosta proprio ingegneria, in generale. Quelle sono le basi che fanno di ingegneria a ingegneria, perché se tu avessi scelto soltanto meccanica, come dire, non ti serviva tutte queste basi di matematica, non ti serviva proprio analisi della funzione, andavi direttamente sulla meccanica. Invece tu hai scelto ingegneria e ci sono degli anni con degli esami comuni di base, ok, che devi fare. E cioè, per dire, io avevo ingegneria informatica, facevo al suo tempo, facevamo gli stessi esami, quelli di base, e poi dopo ci sono tutte le costruzioni, cioè tu poi dal secondo anno in poi, o comunque già dal secondo semestre, inizierai a fare qualcosa di caratterizzante per la tua laurea per meccanica. Che cazzo fai di meccanica? Cioè alla fine, a che pro? Cosa vuoi fare dopo? Analisi è easy, la scorsa volta l'ho fatta dando 150 euro alla prof. Tu che stai alle, forse, secondo liceo? Mi parli di università. Va bene, Scuco. Va benissimo. GG. Sei molto bravo. Non sei per niente una pecora. Non sei una pecora, io. Ancora? Certo ancora. Certo ancora. Sti cazzi di criceti. Ma sono bellissimi, ora ne ho due, guarda. C'ho gli api pure. Marza, dove sta? Raga, non ho più criceti, sono morti. Eh no, perché sto modificando. Aspetta, modifichiamo lo specchio. Compriamoci uno specchio nuovo. E perché non questo? Uno specchio a coniglio. Uno specchio a topo. No, che schifo lo specchio a topo. Uno specchio a cuore. Marza, tu sarai il mio terzo coniglio. Non eri in... No, con criceto. Non eri in live. Non t'ho potuto... Ma pure Yavi non era in live. Anche Yavi non era in live. Raga, mi sta avendo problemi. Lo facciamo blu sto specchio? Sì, lo possiamo fare blu. Va bene, così. Mi piace. Godo. Altrimenti poi... Se mi dite un altro colore. Però verde non c'è sta.
rosso potrebbe avere senso. Però tutto rosso, famo? È giallo. Giallo pure sì. No, non offendere. Per favore, non piangere. Non ti rimanere male. No. Giallo. Ma giallo sia. Va bene, Ire. Giallo. Il colore delle banane sotto il sole. Perché le banane all'ombra sono nere. Le banane all'ombra sono la nere. La caca. Sono nere come la caca di una persona che ha mangiato soltanto spinaci. Se mangiate solo spinaci, la vostra caca diventa all'incirca verde scuro nera. Provateci, mangiate tanti spinaci e fate la foto alla vostra cacca. Mandatela su Telegram, mi raccomando. Su Discord no, perché non si può fare. Mi pare che non si possa fare. Parte direttamente l'auto... automod e non vi conviene. E quindi lo specchio l'abbiamo preso. No, la caca. Poi, nuova toilette. Ora il cesso. Facciamo. Ma io ormai l'avevo comprato il cesso nuovo. A forma di merda! No, merda con i grumi dentro! Voglio la merda a forma di merda! Però è bella anche così, ragazzi. Potremmo farla senza grumi, gialla. Sarebbe bellissima. Che cosa dite di questa cosa? Vi aggrada? Allora, se... telefonando io potessi dirti... Porco Dio! Potremmo fare o così o scegliere... Però costa il doppio metterci i grumi dentro. Cacca nera. Però è molto real, ragazzi. È molto real, quasi quasi ce li investo sti soldi per fare la cacca real. Allora Ire, sta a te questa. 610 per questa? Ti piace Nela? Ti piace Nela? Però c'è pure d'oro! Ma d'oro si paga troppo, 1200 non li abbiamo. La cacca d'oro. La cacca d'argento, la cacca Marroschi. Ragazzi, io andrei sulla cacca con i grumi. No, no, coi grumi Nela. Che dite? Lei dice meglio gialla, va bene. E allora decide Irene a sto giro, va bene. Quindi andiamo a prendere quella che costa anche meno, ci fa risparmiare, grazie. 310 per cambiare colore. E se gode, si vola così. Perché dobbiamo pure volare basso, cioè fare le missioni spendendo poco. Ha ragione, Irene, a sto giro. Ristrutturazione cucina, mobili, nuovo scaffale. No, aspetta, la cucina dopo la voglio fare. Bagno, asciugamano pulito e nuova mensola, va bene. Asciugamano pulito. Provalo. Come si fa? Come? No. 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 Dove cazzo sta l'asciugamano? Eccolo, questo. Questo. Mi fanno lì. Sì, no. E fai molto bene. Perché mo comunque abbiamo 528 esperienza. Dobbiamo saperli dividere. Perché voi non lo vedete che c'è questo qua. Mo lo sposto centrale così riuscite a vedere pure il rigame. Ecco qua. Aspettate, mo ve carico. Ecco, abbiamo soltanto 528. E adesso che asciugamano ci compriamo? Ce ne compriamo una random? Losa? Perché poi, guardate, c'è pure tipo il poggio asciugamano dorato. E non è male come cosa. Oppure orsacchiotto? Orsacchiotto giallo? 140 ce li mettiamo? Ce li investiamo con l'orsacchiotto giallo? Perché altrimenti si sale troppo. È già 200 con la zampetta, che ce ne facciamo? 140 sacchiotto giallo. No! Direttamente questa da 50 la facciamo rosa? O la vuoi bianca proprio? La facciamo bianca. Risparmio totale. Poi ci sta pure questa qua da mettere però. Allora, facciamo bianca e ce la mettiamo pure qua. Ah no, già fatta. Cambiarne una te le cambia tutte. No, te le cambia tutte, credo. Aspetta. No, no, perfetto. Perfetto. Madonna, ma sei proprio una stylist. Una stylist. Raga, spettacolo. Allora, nuova mensola. Questa vuole? Compriamo la nuova mensola. Che senso ha? Non manco si vede. Ma che schifo. 130 sta cacata, ragazzi. 100. Gialla. E che vedevo di gialla?
la mettiamo da 100 gialla. Metti la mensola da 200. Ma è uguale a quella da 100, solo che c'ha tipo l'intarsio. Ma ci conviene. Bro, 200 per una mensola. Guarda, 100 è uguale. La differenza tra 100 e 200 è uguale. Ma c'ha l'intarsio. E che ce ne facciamo dell'intarsio? La 100 gialla. Vorrei ascoltarti, Scugo, ma così ci fai spendere troppo. Ti faccio scegliere... No, aspetta. Ti faccio scegliere questa, non lo so, te la faccio scegliere, perché penso che la voglio fare uguale a questa. La facciamo uguale. Già, non va bene, sta bocca deve sostenere il capitalismo. No, l'osso... L'osso, abbiamo fatto cucina, l'osso, tutto l'osso. Vedi, l'osso qui, l'osso qui, l'osso, l'osso. Dai, facciamo la gialla. Godo così. Ma fa blu. Hai rotto il cazzo. Gialla. Va bene. Missione completa. Godo. Non può scaffare nuove mensole. Forse la dobbiamo fare. Per la cucina. Ma quindi sta doccia la lasciamo così? Che dite? La lasciamo un attimo così. Allora, nuovo scaffale in cucina. Che è questo lo scaffale? E nuove mensole. Va bene. Lo scaffale. È questo lo scaffale, sì? O è questo? Ma raga, ma qual è lo scaffale? Questo. Prego, Scuco. A sto giro faccia lei, però... Ci voglia bene. Bella questa, molto molto future. Ma che siamo da Ikea? Ma 200. Ma tu sicuro vai su questa perché c'ha l'imparsio. Ma che schifo questa. Beh, così neanche fa schifo. Allora, ragazzi, bisogna che decida il bro. Voglio il 200, zi. Va bene, zi. Ma così. Però non ce fa mettere. Facciala mettere rosa. Che dici? Basta rosso. Però la cucina, capito? Facciamo il contrasto con l'azzurro del muro e delle mattonelline. Perché? Ci sta così? E allora godo. 200. E non dobbiamo neanche cambiare colore. Vediamoci questo. Che ci dà? Dacci esperienza. Perfetto. Ok, ragazzi. E mo che dobbiamo cambiare più? 9 mensole, 4 mensole. 1, 2, 3 e 4. Ma raga, ma non ce la faremo mai a cambiare 4 mensole. Ma pure... Oh, li prendiamo così. Gratis. Vediamo se lo fa fare. Godo! E mo però gli diamo un altro colore, perché sto blu fa cacare un po', ragazzi. Che dite? Io direi che gli do un colore. Vediamo i colori che possiamo dare. Ibai. Ibai. L'osso. Verde. Giallo. L'osso. Ragazzi, direi l'osso. Eh sì, che direi l'osso. L'osso. Allora, abbiamo speso solo 40 per 4 mensole. Perfetto. Le abbiamo prese usate. Godo. Godo proprio. Godo troppo. Perfetto. Quindi prendiamo la missione. Suona. Che me dà qua? Ristrutturazione soggiorno, pareti e pavimenti. Ma raga, abbiamo tipo 218. Non ce la faremo mai. Secondo me, adesso dobbiamo un attimo andare dai nostri chihuahua. Ecco. Irene, che stai a fare? No, Irene, che stai facendo, Irene? Guardati. No, guardati. Guardati. Ti rendi conto? Devi fare tutto. Devi mangiare, bere. Bere è fondamentale. Vado a bere. Dov'è il bevino? Ah, è qui. Come si chiama questo? Mi sono dimenticato. Il berdolino, il bevolino. Oh, guarda come ciuccia bene. No, no, qualcuno non ti mette. Ecco, l'hai rotto. Vabbè. Tu pure sei morto. Vado a mangiare. Irene, cosa ti facciamo fare? Dovresti mangiare pure tu, però... aspettiamo un attimo. Capito, perché sei un ingordo? Capi! Vai a bere. E te vai a mangiare. Con educazione, mi raccomando. Vediamo. Vediamo la donna come mangia. Un granellino alla volta. Li sgranocchio tutti. Ok, Iapi vuole lavarsi? Strano. Siciliano che si vuole lavare. Strano, Iapi, eh? Questa cosa non me la racconti giusta. Fatta a lavare. Dai, rimane a cacare. Vai a cacare. Vai a incignare il cesso giallo. Nuovo bagno. New bathroom, bro. Guarda, Iapi, come entra dentro. Non si vede, eh? Non si può... no, non si vede. Ah, ma ci sta pure il... Lo vedete? Buono. Vado a cagare anche... Ecco. Vado a cagare anche lei, principessa.
E poi Iapi di corsa a lavarti. Vai. Perfetto ragazzi. Vado. Iapi capirà come si apre la tenda. Sì, l'ha capito, ha capito. Ecco. No, ma allora è questa doccia che è un po' così per esibizionisti. Ire, fatta lavà. Perché questa qui di qua invece, guarda come Irene chiude. O dipende dal criceto. Magari Iapi è un coglione e quindi lascia la doccia aperta. Lei l'ha chiusa, vedete? Livello aumentato. Godo. Piglia regalo, piglia esperienza. Sì. No. Che cacchio fa questo? Ho dimenticato gli otto. Ah, gli otto semini. Interessante perché non li usiamo mai. Servono per farci gli esercizi, potenziarci. Allora, andiamo a far giocare a Iapi. Ai neri, scusatemi. E Iapi invece va a dormire intanto. Ci pensi che... Ah, sta per scrivere il principe. Vai, tutti e due nella stessa stanza. Lui salta e dorme. No, il contrario. Lei salta. E lui ronfa. Il bufalotto. Oh, regà, trovate le differenze tra lui e lei. Vi dico io la risposta. Non ce ne sono. Edwin. A cosa dovrei pensare, principe? Ah, oh, tu sei sveglia qui. Ma tu vorresti però dormire. Ma Iapi. Ah, ok. Banno Sambuca, Edwin. No, non ci penso a quello. Perché dovrebbe andarmi dal mio canale? Sarei uno stupido. Vado. Te invece? Te vai a giocare, bro. Eh sì, ripara, madonna mia. Ma l'autonomia di un uso, un utilizzo. Mamma mia. Perfetto. Mo, tutti e due carichi. Perché mi pare che mo lei dorma, è ok. E lui gioca, è ok. E famo fa un po' di esercizi di qua. Appena hanno finito. Risalta. Ah, ok. Non è ok così, Pio. Non è ok. Ti bocceranno al primo esame. Predict. Chi è che me... Cosa? Genoa, Roma, le ufficiali. Il caso Osimhen, tutta la verità. No, raga, aspettate. No, scherzavo, non ti bocciano. Raga, devo un secondo capire qual è. Che si dicono, che si dice su Osimhen, perché io ce l'ho Osimhen. Ultime. E dai. Comunicato ufficiale del club Napoli su Osimhen. Che cazzo dicono? Il calcio Napoli onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen. Mi pare giusto. Patrimonio tecnico della società e dell'UNESCO. Dimostrazione di ciò durante il rito estivo, il ritiro estivo. Il club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all'estero. Vabbè, ti stai appena andando sugli specchi. Rappresenta un dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività. Vabbè, rotto il cazzo. Comunque, se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti, questa era estranea a qualsivoglia volontà della società. Vabbè, ha detto non ti vogliamo offendere, mi devi far piacere. Deve far piacere. Il tuo, la tua punta di diamante, capocannoniere della serie dell'anno scorso. Volevi offendere. Vabbè. Allora, Iapi gli diamo le ali. Osimhen non mi sembra un patrimonio dell'UNESCO. Perché lo dici? Scusami, qual è il dato che ti fa dire che non è... Che non ti sembra, ecco. Irene invece la famo fa qua, lo scivolo. Perché lei ama le palle. E toccarle soprattutto. Guarda con quale classe la tocca. Guarda. Ah. Guarda piano piano. Brava Irene. È napoletano. Non è napoletano Osimhen. Gioca nel Napoli. Il che non fa di lui napoletano però. Di giorno in giorno si peggiora con i giochi. Domani horror. Domani horror principe. Domani horror. Quindi si prepari a cagarsi sotto. Però ci devi essere perché non è che porto il tuo gioco. E non ci sei. C'è Super Mario. Godo quando c'è Super Mario. Buonasera. Ciao Super Mario, hai visto la nuova disposizione di camera? Cioè la camera, nel senso la mia camera è sempre questa, la telecamera l'ho messa lassù. Così che tu possa vedere dall'alto tutta l'immensità del cazzo che me ne frega. Tutto. Ma soprattutto... Cable Management! Cable Management!
Beh. Off live, leggi in privato su Telegram? Certo. Certo che te leggo. Sono andato in live, perciò mi sono bloccato da leggerti, bro. Adesso stiamo giocando a Criceto Simulator. No, voglio i criceti. No, beh, non li vogliono i criceti, è vero. Purtroppo questa cosa non è capita, è incredibile. Troverò una community a cui piacciono i criceti. E come devo fare, raga? Ma a me mi piacciono i criceti, ma io posso fare solo quello che mi piace. Oh. Domani facciamo Snap. Sì, si sta a chiamare 9. Domani facciamo Marvel Snap e gioco horror. Ok, bro? Va bene come cosa? Oppure facciamo così. Stanotte sondaggio su che giochi portiamo domani. Però, una volta che votate, ci dovete essere. Perché vi distruggo, vi disintegro, vi aro, vi sfascio. Vi sguarro. Vi squarto. Concludiamo con un po' di piattaforme. Madonna mia, non ti piace proprio sto gioco. Marvel Snap? Meglio reaction alle partite del Napoli. Reaction. Reaction. Oh, si è spento il telefono. Smasmung, si è spento perché si è scaricato. Perché ho dimenticato di metterlo a caricare. Perché? Perché sono un coglione. Potremmo giocare alle piattaforme in realtà, eh. Ci potremmo giocare un po'. Allora, si potrebbe fare. Che cazzo ci fa Yapi qua? Yapi? Mamma Yapi, ma c'è proprio la gobba del gamer. Mamma mia, poverino. Perché Snap non ti piace, Scuco? Ma l'hai mai scaricato che mi dici che non ti piace? O hai soltanto visto in giro? Allora, preferivo il gioco dell'altra volta. Qual era il gioco dell'altra volta? Sai che non mi ricordo. Ma 150! Qual era il gioco dell'altra volta, Marza? Guardate, go. Oh, si guardano! Perché lo porta Atrix. Perché non ti piace Atrix? I don't think this is... Perché non ti piace Atrix? Scusami. A me mi sembra tanto un performer, un bravissimo streamer, un intrattenitore. E poi sa giocare bene. È innegabile il fatto che sappia giocarci bene. Poi amico di Zano, che c'è contro Zano? Che c'è contro Atrix? Oh, Yapi. E qua. Potenziati. Non lo so, non ho mai visto una sua live. Beh, te conviene, allora valla a vedere. Vai a spingere un'altra palla. Facciamo così. Fine 40. Spingiamo palle con i criceti. E poi andiamo a fare... Ah, Superma! E mo te faccio vedere una cosa. Ma ti faccio vedere skateboard! Anzi no, non skateboard. Facciamo labirinto. Da pro. Non vabbè, mai fatto. Questa volta con Yapi. Guarda qua. Guarda Super Mario. Labirinto. Altro che gli FPS a cui giochi tu. Perdendo sempre, ovviamente, perché sei scarso. Yapi! Ok, minigioco. Cosa si fa adesso? Ok, si clicca lì. Perfetto! Godo. Sì, concludiamo con le piattaforme. Alle 40. Palla con... Ok, palla con rombi. Perfetto, preso. Al volo. Ok. Bam. Perfetto. Godo. Non ci supera mai. Perfetto. Ok. Ok, cos'era cappello? Ah, ok, palla con cuore. No, ci ha fatto. Sono un coglione di merda. Perché era il primo giro. Palla con cuore di nuovo. Buono. No, regà, lui sta là, già là, mannaggia. Palla con stella. No, dobbiamo rifarla. Non esiste che Chill Bill ci vinca. Ci riprova il gioco. Aspetta. No, no, non ridere, non vale questa cosa. Ma che carino, è stupendo, non è carino. Yapi, dai, faccela, sei siciliano, ce la devi fare. Vai, Yapi. 3 stelle, buono. Ok. Andiamo, secondo gioco. Carta con cuori, perfetto, presa. Perfetto. Siamo in vantaggio. Non si perde qua, non si perde mai un colpo. 3 stelle, godo, no vabbè. Più che altro è divertente. Vai. Dai. Carta con cuori. Presa. Oddio. Sì, ti metto a te, Marza. Carta con stella. Questa. Ma raga, non ne sbagliamo una. Carta con palla. E mo? Last game. Boom, bitch. Ma come ci ha passata alla fine?
da tutte e tre stelle. Tutte e tre stelle, assurdo. No, raga, tutte e tre stelle. Solo l'ultimo gioco abbiamo fatto due stelle perché non si potevano prendere umanamente tre stelle. Era impossibile fare tre stelle all'ultimo gioco. Ah. No, sono abbastanza in disaccordo con questa scelta. Io non accetterò mai una sponsorizzazione da parte di questo gioco. No, non si può. È scriptato. È un gioco scriptato. È assurdo. Mi taglio, piuttosto. Prendo un coltello e mi taglio. Mi taglio. Se una marca di coltelli mi fa una sponsorizzazione, è più probabile che mi tagli con quei coltelli che non giocare a questo gioco se mi pagano. Non c'è gioco a sto gioco. Che cazzo mi mangi tu? Io riprovo. Non c'è sta cosa. Mi dissocio. No. Allora, Yapi, non te permettere. Lo so che Yapi fa cacare, però qui tre stelle si possono prendere. Prese. Al posto. Mo, carta con cuori. Presa. Va bene. Quel coglione già ce l'ha fatta pure lui. Qui. Boom. Tre stelle. E va bene. Aragorn, buonasera. Aspetta, stiamo a giocare con i crescenti. Aspetta. Boom. Fatto tre stelle. Per forza. Altre tre stelle. Ciao, Aragorn. Carta con questa. Questa è la giusta. Tre stelle fatte di nuovo. Godo. Ok. Con cuore. L'ultima, perfetta. Mi sta a far perdere tempo perché era l'ultima carta. Ciao, rombi. Presa pure i rombi. A posto, altre tre stelle. Mo, no, l'ultimo game. Ce l'hai fatta. Allora, Yapi, non sei così coglione. No, incredibile. GG, ragazzi. Grazie mille. Ire, io vi fa schifo. Ma io sono un big allenatore. Il sambuchismo. 3 minuti scammati. Ma no, ti ho detto che alle 40 iniziavamo. E andiamo a prenderci quel gioco di merda. Aragorn, buonasera, Ser Aragorn. Come va il suo TH? Allora, quindi, Cricetino se ne deve andare da lì. Cioè, ho avuto un'idea. Cricetino sembrava far ridere. La metto qua. Ok. Adesso devo prendere... Dov'è il gioco questo? Ho avuto un'altra idea, ragazzi. Giochiamo a Stream Games. Aspettate un attimo. Devo un attimo aggiustare sta cosa. E va bene così, senza parole. Ok. Allora, ragazzi, io ve la butto là. Intanto settiamo il game Stream Games. Ragazzi, fino alle 9. Potremmo quasi dire che ogni partita regaliamo un bicchiere. Dio porco. Scoga! Vintri, dica, che c'è? Perché sei arrabbiato? Non c'era l'acqua, mentre ti lavavi è uscita l'acqua gelata. Allora, scusatemi, raga, prima scusatemi un attimo. Seria, che è successo? Mannaggia la Madonna. Devo un attimo capire com'è andata la partita. Monza-Bologna 0-0, va bene, l'importante è che Colpagni non abbia segnato. Colpagni non doveva segnare, buono. Ok, e invece qua live, a cosa giochi? Adesso giochiamo un gioco bellissimo, si chiama Stream Games. Raga, no, Gagliardino ha preso il giallo. E Colpagni? E ha preso 6,5. Mannaggia la miseria, perché Vintri, che è successo? Perché ce l'hai con me? Che t'ho fatto? Regà, a me hanno giocato tutti? Perfetto, io ho chiuso 82, godo. Sperando che sia 82. E il bro invece deve giocare a War. Ecco. Ma fanculo! Deve giocare a War. A War della Roma. E lui ha preso 69 e mezzo. 80, 81 e mezzo. Deve fare meno di 12 punti e mezzo. Quindi non deve fare doppietta. Allora, Aguar che ruolo c'ha? Scusatemi, Aguar che ruolo è? È centrocampista della Roma, ok. Ma Aguar segna 4K, arrivo. No, bastardo! Aguar che ruolo fa? È offensivo? Trequartista, regà, nel mantra. Mezzala di un centrocampo a 3 con caratteristiche offensive di palleggio. No, può fare doppietta. Ma contro chi? Roma?
Roma contro chi gioca? Genoa-Roma, porca miseria, è pure probabile che la Roma faccia il bordello, il devasto. Vabbè, Stream Games, non ci pensiamo. Siamo già a piangere. Basta piangere, ragazzi, mamma mia, la vita è bella, si gioca! Ok, ragazzi, preparate le vostre abilità di scrittura. Set game. Stream. Stream Games. Benvenuti, ragazzi. Ci sono io. C'è Stream Elements. Oddio, ma c'è pure Coming Soon, godo! La ricompensa è mi propongo. No, 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 ma che... Ma non si può, ma non si può. Cioè, non è che chi vince vince il mod, ma così è uno scam. Ma no! No! Non l'accetto. Piattaforma. Ragazzi. Anzi, no, prima di piattaforma dobbiamo riscaldarci, come è solito nostro. Ci riscaldiamo. Shot. Ok. Allora, ragazzi. Set game, porn games. Magari, magari, scuco. Magari! Non è vero, non lo faccio. Non lo faccio. Allora, ragazzi, dovete scrivere... Così, vi spiego. Shot per far tirare la freccia. Cioè, praticamente c'è una melee che si muove, ok? Voi dovete scegliere l'angolatura e la potenza, ok? Io posso metterci i merdi qua. Shot intervallo 0-3, non so che cosa voglia dire. Intervallo tempo... Ok, ragazzi. It's time to shot. Levo questo, perché siete dei coglioni. Shot 70-34? Non si può? O si può? Super Mario! Oddio! No, 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 non è caduta. Non è caduta. Perché è scritto shoot, è scritto shoot. Dimmi, Ire. No, è scaricato il telefono. Non posso vedere. Non posso vedere. No, raga, ma posso giocare pure io però. Shot. Riscaldate le vostre ditina. Cercate di prendere. Io faccio 30-70. Boom. È presa, raga. Madonna. Oddio, sta per cadere la freccia del bro. Incredibile. Io rifaccio 30-70, raga. Shot. 30-70. Boom, ragazzi, ho vinto. Ok, mi sa che sono molto caldo, ragazzi. Mi sa che voi dovete un po' stoccare. Oh, tipo, all'incirca. Poco poco, però, poco poco. Ok, allora si va di là. Facciamo... Platform. Esatto. Go, go, go. Allora, adesso... Dovete... scrivere join... Per joinare la situazione. Che gioco è? È un gioco bellissimo! Scrivi join! Ire, scrivi join. Ti cala su questa piattaforma, ok? E dopo, dopo cambiamo, dopo cambiamo. Ti cala sulla piattaforma, dopo? Ma quanti cazzo ne siete? Ci sta pure Giacomo, ci sta pure Tio. Ok, dopo dovete scrivere in chat 1 oppure 2 per andare per scegliere la piattaforma 1 o 2 dove vi volete mettere. Una delle due piattaforme a fine partita cade. E quindi tutte le persone che hanno scelto quella piattaforma hanno perso. Vince l'ultima persona che resta viva. Ovviamente io. Ovviamente io. Aspettate, raga, mi fa una cosa. E ve la dico così. C'è piena naffi, si gioca in questo modo. Se mi ubito puzza scura, lo so, stando donali, ha detto tanto nessuno. Se tu sei della ragione. Si sono lo stesso site, ragazzi. Uno o due, si vede che uno o due è ben shot, ragazzi. Anche la game sa che scego. Devo capire dove andate voi. Scuco due su tesi sposta. Se che ubito. Capito, so che c'è out. Non ho ubito. Cosa c'è? Piano, uno, 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 uno. Io cresta lì è morto, pipa Dio, va bene. Again, ma non dico i neri, se ne vanno, perfetto, ragazzi, si chiede di nuovo, si do il vostro side, chiede il vostro side. Chiede il vostro side, ragazzi, mi raccomando, sceglietelo. Ok, io sto cercando di capire, perché Scuco va su, ma di là. Prima è uscito uno, e sei caduto, sei morto, è caduta la piattaforma, prima è uscito uno, sei per me. Perché non andiamo a amoreggiare insieme di qua? Ma raga, ma perché? Ma non c'è musica? Ma sono un cazzo di coglione! Maria! Maria, sollevati! Ok. Porca miseria, Mario, però. Raga, siete rimasti già con Scuco. Incredibile. Due scammer, ma soprattutto Scuco. Raga, deve perdere Scuco. Io tifo per Giago. Devo tifo per Giago. Ve lo dico. Giago c'ha pure il nome giallo. Vai, Giago! Ok. Devo mettere una musica che sia perfetta per il momento. Ecco. 10 secondi. Scegliete.
Scegliete, Giacco, contro Scucco. Si danno le spalle, attenzione, ma sono uguali, sono molto simili, bro. Sono molto simili. 4 secondi, 3, 2, 1. La maglietta di Bart, pantalone di una persona che sta a lutto, scarpe bianche. Attenzione, 3, 2, 1. E Giacco, pizzo. Ma so anche la mia voce. Giacco! Va bene, cambiamo la voce. Torno real. E va bene così, bro. E va bene così. Ma come si fa? Ah, ok. Seconda partita. Ci riproviamo. Via. Ed eccoci qua. Vai, Sandro. Scrivete join. Join! Attenzione, Irene, Tiox, Scugo, Super Mario, Marzatico, tutti qui. Sandro, tonali 000. Annuncio ritardo. Ah, chi? Chi è che lo annuncia il ritardo? Chi l'annuncia? Regà, preparatevi. Scrivete join comunque, mi raccomando. 4 secondi per scrivere join, porco Dio. Sapessi. Ah, beh, ok. Meglio che resti nascosta questa persona. Regà, scegliete il vostro side. 1 o 2. Dove vi mettete? Io non voglio sapere niente. Vado su 2. Vai, maglia rossa. Da solo, me ne scappo. Attenzione, e Neri e Tiok vanno a fare ma regà è tipo una, no vabbè, ma Super Mario è nero, non può vincere, non può vincere raga, raga, abbiamo perso, tutti quelli di destra hanno perso perché c'è Super Mario, appunto, cioè l'avevo detto. No! Ok ragazzi, scegliete di nuovo il side. Ci sta Tiox, Sandro Tonali, che resiste con i suoi 3 zeri. Attenzione, zeri pesanti però, eh. Fai attenzione alla piattaforma dove ti vai a mettere, bro, perché potresti cadere come un vero loser. Attenzione. Eh sì, ma aveva una skin bastarda. Attenzione, Scucco, dovresti scegliere anziché non scegliere, dovresti scegliere, altrimenti muori proprio base. Va bene, Scucco decide di fare la mossa del mandingo. Tu ti giri e io spingo. E invece no, glielo spingono dietro. Tiok e Neri sono andato male in finale. Va bene ragazzi, siete arrivati qui, ma non ha detto che avete vinto. Potete tranquillamente perdere. Magari tutti e 3. Attenzione, Sandro Tonali è un nome che non si legge. Tiok se la mette sotto, ma porco Dio ragazzi. E metto qua. Ok. 7 secondi. Guardiamoci. Boom! Sandro Tonali cade! L'avevo detto che quegli 0 erano pesanti. Attenzione, Tiok e Deneri potrebbero fare l'amore. Sono anche gemelli. Potrebbero amoreggiare, potrebbero starsene qui, ma forse decidono di muoversi. Tiok vuole vincere, attenzione, non ci sta. Ciao Tony, buonasera. Oh no! E Neri vuole fare la mossa della... non ve lo dico, potrebbero morire. Potrebbero entrambi morire, attenzione. Potrebbe non essere valso a nulla tutta la fortuna che hanno avuto. Vediamo. Trastano la destra entrambi. E il gioco gli dà ragione. Va bene ragazzi, avete resistito a questa notte. Continuiamo. Vediamo se morivano, regà. Ciao Tony, buonasera comunque. Vediamo. Last match, last game. Si stanno studiando. E ne arriva sulla sinistra. Tiok secondo me la segue. Ve lo dico, proprio così. Commento tecnico! Non lo so, ho un po' di delay, bro. E infatti, va da lei, lo sapevo. È perché sente l'odore di figa, va da lei sempre. Vedi, cioè, proprio la... Mancano 2 secondi. 1. Ok, ancora, incredibile. 2. Regà, hanno monopolizzato il game. A proposito di game. C'è Lodo, c'è King Lodo. No, vabbè, c'è il King. Ciao bello! Attenzione, niente, raga, dovete seguire il King intanto, mentre voi aspettate, perché siete spettatori, dovete aspettare. Dovete andare a seguire il King! Regà, Tiok e Neri decidono ancora di...
Raga, questa, allora, due volte succede, ma tre volte non lo so se succede. Non l'hai fatta apposta, dici? Raga, non lo so. E appunto! Era dei coglioni! Ernesto ed Evaristo, il coglione destro e il coglione sinistro. Non vince nessuno! Non vince nessuno! Non vince nessuno! Mafia, si rifà! Raga, joinate, gomblotto. Join! Per chi fosse più coraggioso, joint. Allora, attenzione, sta pure il puffo pazzo, sto scuro, stai neri, santio. No, Tioc, non devi scrivere cacca. Non devi scrivere cacca, devi scrivere joint, perfetto. Cioè, no, regà, allora vi dico una cosa. King, ciao puffo. King, l'ultima volta, un solo game ha vinto, se n'è andato. Quindi, regà, fate attenzione, mi sono le 8.54, fate molta attenzione al King. Seguitelo, seguitelo. Anzi, Giacomo decide di avere l'unica skin nera del gioco. Io mi sposto, per sicurezza. Non voglio avere niente con voi. Cioè, voglio dire. Ragazzi, ci siamo tutti? Ok, scegliete il vostro side. Stai zitto, che pensi solo ai soldi? La prossima volta ti vedremo in... A proposito di soldi, ragazzi, la sub costa, anche se regalata a 2,99€, quindi fateci un pensiero. Io a 50 sub mi rado le ascelle live. Attenzione, state... Aspetta. Lodo va a destra. Lodo va a destra, eh? Io scelgo la sinistra. Vai. Sanno Tonali, decide di morire anche Giacomo. Addios. No, non avete scelto il side. Godo. Scegliete il side, regà. Scegliete il side. Mi sono scordato. Beh. Non sono una chitarra, io non mi scordo. Allora, regà. Scuco. Sambuca ed Eneri. Niente, Eneri e Scuco di nuovo loro due in finale. Incredibile. E Neri doveva va a destra. Devo capire, Scuco mi vuole copiare. Ma gli do il delay. Gli do il delay. E gli do pure un po' di cazzo. Vieni qua. Vieni qua, Scuco. Boom. Vediamo. Ve prego. Ok proprio. Ma avevo scelto. Ma forse con un po' di delay. Forse è arrivato tardi il comando nel gioco. Magari vedi le live con un po' di ritardo. Che ne so, sei da Cell. E ne ricade. Regà, Scuco sceglie il side, io scelgo quello opposto. Stavolta, senza se, senza ma. Ok, gli lascio il 2. Io vado in 1. Buono così. Due sole corna. Tranquilli, ha già perso. Ha già perso. Non puoi niente, sono superiore, sono totalmente superiore. Va bene così, Scuco, volevi vincere. Incravettato. Va bene. Madonna mia, mi mancano le sue scorrette. Non è scriptato! L'altra volta era scriptato contro di me. Join, regà. Era scriptato contro di me, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Vatta a vedere la live. Allora, puffo pazzo. Sambuca nero? Scuco, io e te gemelli? Gemelli africani. Stanno Donali, Giacomo, stanno tutti qua. Chi è la persona che sta sotto? Non lo so, non lo vedo. Tioc, si è messo? Non riesco a capire chi ci sta qua. Ah, questo è Lodo. Ok, Lodo col capello proprio real, è proprio lui. Lodo, ma tu non hai maglie rosse però. Ci avessi la maglia bianca. Raga, è il momento di scegliere il side. No, non vale se scegli al quadrato, Ire. Non vale così. Allora, che dite? A chi porto fortuna? Prima sono andato contro Lodo, ma quasi quasi vado con Lodo. Vediamo se gli porto un po' fortuna. Mi metto centrale, qua, così. Allora, Scuco, Giacomo e Erpuffo contro Sambuca, King, Tioc, Sandro Tonali. Regà, secondo me... Ma dove sto? Sandro, sei morto! No, Sandro, sei tu che porti scoreggia, veramente, che cazzo? No!
Scugo, Giago, Berto, Fopozzo, ragazzi. E fino a fino alla finale. Chi non lo sa, se non lo lodo niente, non c'è da fare niente, non può fare nulla. E se lo scolare notte cose, mi dispiace, mi scappo in questo secco cane. Attenzione, per favore, sopra sulla destra. Joey, second, provare ad andare sulla mastella non ci accederà. E attenzione, attenzione, la mostra del gioco potrebbe essere diversa. Quale è, hey, che è, oh, ma che è, il cielo potrebbe volere, fa bene, già, ho capito le regole. Che capito le regole, bro? Senti insieme, nene. Va bene, ho capito lo script. E io quindi, ragazzi, prima di tornare su questo gioco, vi faccio fare quest'altro. Vi faccio vedere la matrice. Dovete scrivere shot, bando natura, e di potenza. Quindi shot per dire 40, 70. E abbiamo fatto la testa di bolla, quindi, allora, vi faccio shot. Ho detto per Mario, ho preso per Mario, va bene. Scopo che c'è un effetto un po' che ne ha no, non cade la traccia, va bene. C'ho attenzione, no, va bene, per dopo, per dopo. Dimmi un po' di potenza, le cose. Ho detto per Mario, che bella parabola di Mario, King of the Neri, King of the... Cos'è che io sono questo? E va bene. Ti ho non mangio le decine incredibili. Per me, Petto benissimo! Venga! Chi è stato? Chi è stato? Puff! Non va bene! Fiorbe, chi è il buffo? La rifacciamo, sto cosa ce lo vuole la da... Tradissimo il buffo! Tutto questo... Allora, ragazzi, come si fa a giocare? Così... Vieni a scrivere shot! 30, quindi l'angolo a cui vuole lanciare la freccia della potenza! Dai, scriveci, ah, no! 50, mi sa 50, 45 di potere. Ma chi vuole una freccia carica? Ok, così. Facciamo tutte 30, 40, così senza manco parla. Ok, infatti è sbagliato. Ok, 30, 40 più male, però fa shot 20, 40. Tiki 50, ho messo. E me è scritto! La mia singola cazzo, voi decidete a cazzo di tirare la vostra fascia, non è scritto! Io mi trovo in mula, lo trovo in mula, te faccio vedere. L'unica cosa che io ho vantaggio mio è che io non direi, voi ci siamo di ritardo della live, e quindi esatto, pure il problema, non riuscite a mirare giusto. Perché chiaramente voi magari in un momento vedete la cosa, però in realtà è già successa quell'immagine che vedete. Quindi io non ti ho detto, non ti ho detto. Ma dove ti ritorno? Lo dici tu. Sì, li do girare. Ah, ok, no, io metto soltanto... Oh. Volete un mio cane se c'è di far risponda, eh? Io mi devo scusare, non mi... allora, qui dovete fare una parabola, raga. Dovete fare una parabola per forza. Quindi immaginate un 60, 40, 60, 30. Capito? La freccia dalla mela se non è così. Ok, andiamo, forse non... Dunque la freccia bellissima. Hai di non essere un intervallo. Puffo di giù, godo puffo. Bella, mi godo questo, mi godo. What the black heart have an elf? Un pochino di dentro. Potete mettere pure dentro, no? 29, 28, 27. La forza intermedia vale, eh? Ok, no, ti ho capito dopo. Vado a sgurlare. Oh, è stato bene, ciao. Godo. Bellissimo, tu! Decise così di accedere. Questo è più facile. Questo è più facile, raga, me lo siamo detto. Basta mettere dentro e poi andare uccidere, bando le potenza, voglio dire. Questo modo tranquillamente blocchina se c'è da gioco, questo sospenderlo. In modo vedo non posso giocare di nuovo. Chi è abbandono che hanno voluto svolgere il armato bisogni. Ciao Vinci Baby. Ciao Vinci the Roof of God Favorite Sony Rosa di Dirty Land. Vediamo, mi hanno dato un messaggio. Vediamo.
non è l'ultima, era penultima partita. Sperassa giro che la vince e vinto che pure la prossima, dove il pimpo volo. Ma raga, mi voglio sdilevare, che ce l'ho già, Mac, viene il bugiato. Wow, per fado! Dove vado a Flash Whip? No, non posso devorarlo, se c'è il clan. Cioè, non riesco a vedere le chat, se no, quando le gambe, che volete l'am? Il 31 non penso che valga perché non ti fa molto. Cioè, 40-40 non è mai facile questo. Ma non è facile questo, dai. Mi la dissimo questo un piano, basta mettere tiro 29, 25, ok, ti ho che già vip, perfetto, già abbiamo risolto. Godo, questi avarchi erano, quando morrei dal parkour. Tu due e sono ammasse, sto giocando a Counter Strike 2. Godo, perfetto. Ma esci del 2? Best game. Questa voce poi, che stai, è vero, sono un coglione, me lo volevate dire. Regà, voce real, ultimo game, chi vince piglia il vip. Attenzione! Metà difficoltà. Vediamo, Tio. No! E no, Giago! Oddio! Oddio, Giago! Non è scesa più. No! Scusa, Lato, non volevo! Non volevo! Lo so... No, non lo so se l'avresti presa, però molto probabile. Gada, Lato! Non la metto più, basta, non la metto più. Non la metto più. Mi metto, mi così. Ok. Ok. Questa scende sta freccia. Questa scende la freccia di prima. No, non scende. Rip. 67 secondi, raga. 67 secondi. Attenzione. Ma raga, sto VIP lo volete perdere allora, va bene. Lo volete proprio perdere. Lo de Giago, attenzione. Scende. Chi è che l'ha lanciata? 70-35, è Giago, è stato. Oh, Giago. Ma è stata Ire? Ma sto a capire. No, dovevi mettere qualche... Poi di in più di angolazione, la potenza era giusta. Oppure un po' in meno di angolazione. Ok, Giago. Buona la parabola. No, cerca il pallonetto. Questa è bella, Giago. Buono! Abbiamo un VIP. VIP. Giago, va bene. Complimenti, Giacomo. Buonasera, bravo, te lo sei meritato. Vediamo un attimo una cosa. Vabbè, la Roma giocherà dopo. Lodo, forse questo giro. Forse sto giro ci va de culo, sai che forse la vinciamo. Genoa vince 1-0. Come si legge sto nome? Scusate. Ok, andiamo a raid a qualcuno. Appena. No, Lodo, non mi dia war. Non mi dire a war, per favore, non dirmi a war. Non dirmi a war, Lodo. Io metto qua per vedere. Non dirmi a war. Non mi dire a war. Ma sta giocando? Non sto giocando a war. Parte panchina. God, andiamo a ridare qualcuno. Andiamo a ridare il coglione. Andiamo dal coglione. Sì, andiamo dal coglione. God, andiamo dal coglione. Il coglione ho vinto. Aspetta. Copia. Andiamo dal coglione, il mio patatino. Ragazzi, Slash Ride, io vi ringrazio di cuore. Di vero cuore. Per essere stati con me oggi. Ci vediamo domani. Non portiamo Cricetino Simulator. Dopo in chat vi scrivo su Telegram il sondaggio su quale gioco fare. Ne portiamo due. Iniziamo alle 4 domani. Dalle 4 alle 8. Dalle 4 alle 9. Vediamo un pochettino. Però si attacca alle 4. Grazie a tutti per essere stati qua. Buon ride. Prendetevi punti canale. Divertitevi con Obito che lui ci sa fa un sacco. Solo che è pelato. E vabbè che è uno poi. Che posso dire? Gettamondo.